che sono appunto una tecnologia legata alla blockchain e che però sta in qualche modo tentando anche di espandere un po' la sua visione. Tra l'altro Vincenzo è anche non è una persona anche abbastanza, come dire, timida, non ne racconta tutto quello che fa, ma ha anche dei meriti notevoli dal punto di vista della storia patria. Poi magari ci dirà lui qualcosa, poi ti lascio il microfono. Grazie Roberto, grazie l'AIDR per l'invito, grazie Rosario, grazie Vice Ministro Castelli, cioè, mi piace essere qui a Torino a raccontare queste nuove tecnologie. A livello mi piace essere molto interattivo, quanti di voi conoscono il Bitcoin? Quanti di voi hanno un Bitcoin o una frazione di Bitcoin? Quindi già Anche molti non di meno penso che sia rispetto a molto quelli che facile. non lo conoscono. Faccio anche un'introduzione, io sono cofondatore di Coin, che è una startup italiana che si occupa proprio di rendere semplice, sicuro e compliant l'uso delle criptovalute in Italia. Permettiamo anche alle istituzioni finanziarie di poter gestire criptovalute in maniera semplice e sicura. Allora, avanti qua. Ok. Perché? Allora, faccio un passo indietro, si parlando di blockchain, perché la blockchain è importante? Per un motivo semplice, permette di trasferire la proprietà di un bene digitale in maniera sicura, immutabile e irreversibile. Cioè, alla fine di questa presentazione, cioè, si parlerà di cose tecniche, ma voglio che rimanga impressa una cosa soltanto, che la blockchain permette di trasferire un qualcosa di digitale da me a signore con la... Sì? Come si chiama? Perfetto, Paolo, ci conosciamo. ok. Do un qualcosa di digitale, lo do a Paolo. Nel mondo, se ci pensate, nel mondo digitale una cosa sembra quasi impossibile. Cioè, se avete un file, una canzone, un MP3 o un MKV, cioè un file video, se lo do a Paolo, io ho una copia, Paolo ha una copia, abbiamo tutti una copia, quel file non vale niente. Invece con la blockchain ti permette di trasferire un qualcosa che è mio, quando lo do a Paolo non è più mio di Paolo, non posso più dire che è mio, Paolo dice è suo e Paolo può dare Mario. a Mario, a quel punto è di Mario. Questa è la cosa fondamentale della blockchain. Ora, questo si può applicare in vari settori, nel campo dell'economia, perché a quel punto se dai un valore a quel bene digitale, hai creato una qualche moneta globale che può circolare in tutto il mondo. Nel campo della finanza puoi pensare che le compagnie, proprio che ne so, Fiat, Eni, possono emettere azioni non soltanto più come forma cartacea oppure con metodi tradizionali che comprate tramite Fineco. Queste azioni possono essere digitalizzate, nel vero senso della parola, e scambiate a livello mondiale. Cioè questo bene digitale, quell'azione di quella compagnia è mia e la voglio vendere a Paolo direttamente. Un'altra cosa è, forse voi tutti usate Facebook, praticamente quest'anno lancia il suo stablecoin, ossia un qualcosa, un bene digitale che Facebook dice, caro Vincenzo, questo bene digitale vale un dollaro, tu fidati, lo posso dare a Paolo e Paolo a quel punto ha il Facebook coin e io ho dato un dollaro a Paolo. Paolo se vuole va da Facebook e si fa dare un dollaro. Quindi questi beni digitali possono essere un valore fluttuante così come Bitcoin, oppure possono essere valori stabili come può essere lo stablecoin di Facebook o lo stablecoin di JP Morgan. E infine un altro caso d'uso è quello politico. Questo bene digitale può essere il bene digitale migliore che abbiamo, ossia il voto. Io ho un qualcosa, un bene, Paolo, un candidato, scusa Paolo, mi piaci, questo tu sei candidato lo do a te e non lo do a Mario. Quando una volta ti ho dato questo bene digitale, questo mio diritto di voto, alla fine si conta e vede che Paolo ha più voti di Mario. Cioè spero che sia chiaro questo concetto. La cosa fondamentale è che è un qualcosa di digitale che è mio e poi lo do a qualcun altro. Dal punto di vista informatico sembra una cosa impossibile, in realtà è stata resa possibile. Secondo me questo concetto dovrebbe essere spiegato molto bene, insegnato molto bene all'università, perché è un qualcosa dal punto di vista più di computer science rivoluzionario, un po' come se fossi un artista e guardassi la pietà di Michelangelo. Se uno in informatico guarda blockchain, Bitcoin, dice fantastico, qualcosa che prima sembrava irrealizzabile, cioè trasferire beni digitali in maniera irrevocabile, irrefutabile, immutabile, e lo è stato reso possibile da 10 anni in realtà con il paper di Satoshi Nakamoto. Effetti sull'economia ce ne sono tanti, per esempio transazioni internazionali. Se io sono, l'Italia è un paese di esportatori. Cioè, molti esportiamo, io sono abruzzese, nelle parti mie si esporta olio, vino. Se vogliamo vendere, che ne so, in Cina, possiamo accettare pagamenti con carte di credito Visa, Mastercard, va bene? Cioè, molte volte queste transazioni sono fraudolente o comunque c'è paura di accettare transazioni in questi paesi. Se invece io come e-commerce accettassi pagamenti in cryptocurrency, in Bitcoin o stablecoin, qualunque cosa,
A quel punto, una volta che mi è arrivato questo bene, come vi ho detto, quel bene è mio, non può essere più reclamato indietro, quindi non c'è più la transazione che una persona può dire no, guarda, non l'ho fatta, c'è stato un problema, la carta di credito clonata. Mi è arrivato questo bitcoin, è mio, e posso spedire la mia cassa di vino, posso convertirlo in euro se voglio, però è una cosa fantastica perché ti permette di poter scambiare a livello globale un qualcosa che prima non potevi. È anche un vantaggio per l'economia italiana. Io in questo ringrazio anche il governo italiano attuale, perché ha lanciato un tavolo di lavoro sulla blockchain e promuove anche iniziative per persone, ragazzi, studenti, di poter studiare queste tecnologie, perché oggi siamo all'inizio di una innovazione tecnologica nuova, un po' come 20 anni fa c'era internet e l'Italia non prese il treno, o 10 anni fa si cominciò a parlare di mobile apps e l'Italia non l'ha preso. Questo è qualcosa che potrà essere ancora più importante a livello economico, ed è giusto che lo Stato promuove iniziative del settore e invogli i ragazzi a studiare. E infine competizione, cioè da una maggiore disciplina ai voti nazionali, cioè oggi, adesso non voglio fare l'economista, ci sono persone molto più brave di me, però quando ero ragazzo si parlava della lira che si svalutava in continuazione e non era una cosa bella. Oggi, nel 2019, ogni valuta nazionale si svaluta l'euro, si svaluta il dollaro, si svaluta lo yuan cinese, tutti si svalutano contro l'altro, invece il bitcoin non si svaluta, è un qualcosa che rimane stabile e potrebbe a quel punto invogliare, cioè far sì che queste banche centrali evitino una svalutazione continua. Nel 30 anni fa c'è stata questa, diciamo, profezia dell'Economist che parlava proprio della fenice, ossia una valuta globale che potesse rimpiazzare il dollaro, il Deutsche Mark, il marco tedesco che non c'è più, o lo yen, e che venisse usata proprio da tutti a livello di scambi globali. Questo diceva l'Economist 30 anni fa, probabilmente dai tempi da perestroica, se ci guardate in alto a destra, ed è un qualcosa che magari non succederà adesso, ma nei prossimi 10 anni potrebbe succedere proprio con gli stable coin, l'avvento di queste nuove valute che compagnie purtroppo private stanno introducendo. Allora, vado un po' più nel dettaglio dei digital asset. Allora, io vi ho parlato di questi beni digitali. Cos'è un bene digitale? Alla fine della fiera, non voglio andare nel dettaglio, cioè vado proprio in maniera più high level, si parla di chi è pubblico e chi è privato, ossia una stringa, un qualcosa di privato che tu hai, un'informazione, una sequenza di lettere e numeri, A, Z, 1, 4, 5, quella è la tua chiave al tuo bene digitale. Qual è il problema con questa cosa? Che se tu te la perdi, hai perso accesso al tuo bene digitale, cioè è come se voi avete dei soldi, dell'oro in cassaforte e quella cassaforte non potete più aprirla, è terribile, questa cosa succede molte volte, oppure non me la siete persi ma non riuscite più, cioè ve l'hanno rubata, oppure, no chi vuole, non voglio sembrare triste, però nessuno di noi è immortale, succede qualche incidente e non ci siete più, e i vostri figli vogliono accedere ai vostri beni digitali. Se non avete dato quella chiave, i vostri figli non potranno più accederci. Quindi sono tre problemi importanti di digital asset. Scusate se sono un po' lugubre, ma insomma sono cose da menzionare, perché non è tutto oro quello del digital. Vi faccio un passo ancora indietro. Vi ho detto cos'è Bitcoin o comunque beni digitali. È qualcosa accessibile a questa chiave privata. Una chiave privata, come vi ho detto, questa sequenza di 3 numeri, vedete, questa è una chiave privata. Con questa cosa voi accedete ai vostri beni digitali. La ricordate questa cosa? No. No. Esattamente. Ora, uno potrebbe dire, tra l'altro, che bello Vincenzo, mi ha dato la tua chiave privata, faccio una foto, me la prendo e mi svuoto i tuoi fondi. Questa sarebbe anche una bella osservazione che mi potrebbe dare. Non c'è niente associato, cioè quella chiave privata ha 0 bitcoin associato, quindi se ci guardate non c'è niente collegato. Questa chiave è difficile da ricordarsi, quindi cosa succede nel mondo reale? Si cerca di traslitterarla con la cosiddetta mnemonica, cioè una sequenza di lettere e numeri, di sequenza di parole che sono, diciamo, di facile in qualche modo memorizzazione delle persone. Quindi quasi tutte le compagnie, tra cui anche la mia, permettiamo alle persone di salvarsi questa cosa e tradurla in 12 parole da scriversi su carta e penna. Questo è il modo classico con cui oggi si salvano le chiavi dei beni digitali. Una cosa sicura? Beh, certo, un punto di vista tecnologico questo sì, un punto di vista pratico no, perché come vi ho detto la cosa più facile è il furto. Questo è un disegno XCD, un comic molto famoso in America, che dice che un punto di vista criptografico è strasicuro, la criptografia, in questo caso 4096 bit, RSA, non può essere criptata.
nel mondo reale che succede? Un ladro ti punta, cioè ti dà una, cioè ti dà una mazzata o ti minaccia e tu quella chiave gliela dai, insomma. Quindi il furto di beni digitali è una cosa, non è che la digitalizzazione ha impedito i furti, anzi forse la situazione dal punto di vista ancora più semplice dal punto di vista di minaccia fisica. Dall'altro la dimenticanza, come vi ho detto, dimentico questa chiave, questa persona ha buttato la sua chiave privata in una discarica e sono 5 anni che vive in una discarica inglese a cercarsi di ritrovare il suo hard drive dove c'era proprio la chiave privata, dove ci sono tipo qualcosa come 50 milioni di euro in bitcoin. No, cioè, anzi, 127 milioni di dollari, scusate, tipo quasi 110 milioni di euro in bitcoin. E infine, come ho detto, in eredità, se morite, insomma, questi fondi non vanno così. Quindi vi dico, questa è la grande massima che dice il grande filosofo Ben Parker, come voi tutti conoscete. Dai grandi poteri deriva una grande responsabilità. Chi di voi ha visto Avengers? Adesso, vabbè, Avengers, cioè Ben Parker, questo è lo zio di Peter Parker, insomma, diceva da un grande potere deriva una grande responsabilità. Voi potete avere questa chiave privata, però se non la proteggete, se non la custodite in maniera sicura, avete perso tutto accesso a quei fondi. Dei fondi si imparano tante cose, davvero. Quindi, siete in grado di gestire da soli questa chiave privata? Se sì, bene, se no, ci sono altre compagnie come Coin o altre che possono custodirvi in maniera sicura questa chiave. Coin, noi siamo una compagnia italiana, siamo 16 persone, di cui alcuni riportati all'estero, alcuni ragazzi a cui ho insegnato. Vi dico una cosa che posso dire di cuore, che i ragazzi italiani, specialmente quelli delle scuole superiori, sono veramente molto più competenti dei loro coetanei americani. Davvero, dico davvero, sono molto più svegli e molto più, diciamo, volontarosi di imparare. Abbiamo riportato talenti in Italia, abbiamo vinto anche il premio come miglior design tecnologico a San Francisco, a Paramount Home Square, che è una mega compagnia americana, quindi qualcosa di cui andare ancora orgogliosi. Il nostro modo come proteggiamo questi i vostri fondi si basa sul principio di custodia fisica e custodia diciamo software. Alcune compagnie, per esempio, dicono: vieni da me, ti metto questa chiave privata in un bunker nucleare. Non sto scherzando, sono compagnie che dicono ti custodiscono questa sequenza di 3 numeri in un bunker nucleare in Svizzera. Davvero, cioè varie persone si fidano di loro. Altre compagnie ti dicono, ti vendo un pezzo di hardware, una specie di chiavetta USB, tu vieni da me e metti la tua chiave dentro questo chiavetta USB che è inhackerabile. Peccato che molte di queste chiavette invece sono state hackerate. La nostra soluzione invece prende un po' the best of both worlds, cioè quindi l'età della pietra, quindi c'è un bunker nucleare e le USB, cioè l'età del ferro, e abbiamo resto l'età digitale. Cosa facciamo? Scomponiamo, vi faccio vedere dopo, però scomponiamo la chiave in pezzi multipli, di cui tu, utente, ne hai un pezzo, Conio, la nostra compagnia, ha un altro pezzo, e poi un terzo pezzo può essere dato a una banca o istituzione finanziaria. Ci vogliono 2 pezzi su 3 per poter bloccare i tuoi fondi, quindi abbiamo fatto un approccio multichiave in cui, vi ricordate un po' i missili nucleari negli anni 80, ci volevano sempre 2 persone per sbloccare il meccanismo. Il concetto è molto simile, nel nostro caso ci vogliono 2 chiavi su 3 per poter sbloccare i vostri fondi. Quindi la chiave vostra che avete più la chiave di Conio, 2 su 3 andate avanti. Se voi vi siete persi la vostra chiave, venite da Conio vi riautentica e Conio va dalla banca, 2 chiavi su 3, vi potete recuperare i fondi. Se Conio non esiste più, perché io voglio che la nostra compagnia sia una compagnia che duri almeno 100 anni, però in questa pratica quante compagnie high tech durano più di 100 anni? Quante sono che sono durate più di 100 anni? Conoscete una? IBM, è l'unica finora. Quindi se Conio domani non c'è più, la persona con la propria chiave va dalla banca, 2 chiavi su 3 e riesce a recuperare i propri fondi. Quindi dico, questa della custodia è la cosa principale, la tematica principale del mondo blockchain, perché senza custodia non puoi costruire applicazioni sopra che permettono l'uso di queste tecnologie. Tant'è che il Wall Street, come vi ho fatto vedere qui, il Financial Times, ne parla un giorno sì e l'altro pure. Goldman Sachs sta lavorando con una startup in San Francisco, a Palo Alto, in Silicon Valley, si ambito. Nomura, che è un mega player finanziario giapponese, lavora con una startup francese. Fidelity, che è il quarto asset manager più grande del mondo, ha deciso di crearsi il suo team interno per la costruzione dei digitali. JP Morgan aveva lanciato la sua moneta digitale.
Questo è un tema fondamentale su cui le grandi compagnie americane e mondiali si stanno lanciando. Qui, visto che sono a Torino, a me piacerebbe molto che Intesa lavorasse pure su questo argomento. Non so se c'è qualcuno, però faccio un po' la monologia se può essere interessante. Qui come vi ho detto, la nostra soluzione di 7 parti per la raccontata. Abbiamo due patent, due brevetti registrati in America, siamo in corso di approvazione. E può essere, la nostra soluzione si applica sia ai beni digitali, può essere Bitcoin, quindi criptovalute, sia stablecoin, che security tokens, ossia quelle, ricordate come vi ho detto, le azioni azionariato, quelle le forme di azioni, le shares delle compagnie fiat. Questa cosa si può anche custodire con il nostro sistema. Adesso non so quanto tempo ho, se ho andato oltre. Altre due paio di cose. 20 secondi. 20 secondi, no? 120. Allora, altri scenari, come vi ho detto, una è la moneta cryptocurrency nazionale. Questa cosa ne parlo già da un paio di anni, cioè molto più di un paio di anni, però sto dicendo in realtà. Compagnie private come Facebook o JP Morgan stanno facendo questa cosa, ossia stanno creando la loro cryptocurrency. Vedete un po' come sto su Bitcoin, però ancorato al dollaro. Qui in Italia, fra l'altro, qui in Piemonte, quanto è stato ormai? Nel 76-77, non so quanti di voi si ricordano i mini assegni. I mini assegni furono creati a Banca Sella, tra l'altro, banca innovativa in tanti sensi. In Italia mancavano 100 lire, cosa successe? Banca Sella diceva, ok, venite da me, vi do un mazzetto di mini assegni a 100 lire e potete fare circolare queste mini assegni come fossero banconote, ve lo garantiamo noi. Da un punto di vista pratico, sta succedendo la stessa cosa. Tipo Facebook, JP Morgan emettono questi loro mini assegni, questi token digitali che dicono vale ognuno di questi token vale un dollaro, lo puoi far circolare e poi vieni a me e ti do questo dollaro se lo volete, se non ci credete. Questa cosa può diventare molto preoccupante perché Christine Lagarde, che è la responsabile del Fondo Monetario Internazionale, sta notando che tante compagnie private stanno lanciando le loro monete nazionali e potrà creare confusione. Questo è un qualcosa che adesso la Banca Centrale, la Banca Centrale Europea oppure la Federal Reserve Americana a emettere. Quello che succederà qui nei prossimi 10 anni, la mia profezia, è che quando le banche centrali cominceranno a emettere più stablecoin, a quel punto le banche commerciali avranno poco motivo di esistere, perché la banca centrale può dare tanti soldi alle persone, le persone hanno il proprio wallet per custodire, non c'è più motivo per una banca di esistere a livello così come la conosciamo oggi. Quindi questo è anche un segnale d'allarme per le banche commerciali attuali. Guardate bene questa tecnologia, perché in 15 anni rischiate che venite spazzate da compagnie private se non nelle stesse banche centrali. Infine, quindi non si incontra, però non voglio far partire troppo tempo, e mi piacerebbe molto parlare di voto, perché come vi ho detto, questo è un qualcosa ben digitale. Io ho un qualcosa, il mio voto mi viene dato dallo Stato, mi viene dato un token, un bene digitale, io lo posso dare un candidato. Ci sono varie soluzioni che sono tante compagnie nel mondo ci stanno lavorando. Io ho proposto una soluzione, secondo me molto, ovviamente sono come si chiede nel buon rosso e si viene buono, una soluzione che abbiamo scelto ovviamente ottima, che permette alla persona di poter dare un voto a un candidato senza che questo voto possa essere condotto a me, quindi totalmente in maniera totalmente anonima e in maniera totalmente impossibile da fuori a poter vedere l'andamento del voto. Sapere che adesso Paolo sta prendendo più voti di Mario. Sono tante tecnologie blockchain, cioè io vi ho parlato di Bitcoin in maniera molto molto veloce, però tante tecnologie ci sono, c'è Ethereum che permette smart contract, c'è Zcash, tra l'altro creato una persona qui di Varese, comunque insomma la Lombarda, o Monero che è una blockchain anonima. Tante tecnologie, come si parla di blockchain, non c'è soltanto Bitcoin, ce ne sono tante, ognuna con un proprio pro e contro. Nel caso del voto, una tecnologia blockchain che ho usata è la blockchain anonima, che impedisce a qualunque persona da dentro o da fuori poter sapere che Vincenzo ha votato per Mario. Ethereum, per esempio la blockchain conosciuta per i smart contract, non permette a oggi l'anonimato. Monero o Zcash lo permettono, quindi è stato un paio di mesi fa, ho mostrato la situazione, un prototipo per poter permettere il voto digitale su blockchain untamperable, cioè non modificabile, non taroccabile, anonimo. E credo che questa sia la soluzione giusta per poter portare avanti. Ovviamente c'è molta strada da fare, però di qui a 5 anni, se rifaremo questo evento qua, piacerebbe che vi invitate, vi dico ragazzi che ce l'abbiamo fatta. Grazie.
abbiamo lanciato da pochissimo, noi come associazione di Erde, un nuovo portale completamente rinnovato, lo trovate naturalmente all'indirizzo www.aibm.it, e nell'angolo destro, in basso, della pagina web, trovate la possibilità, un bottone interattivo che vi consente di interagire con l'account Facebook dell'associazione, e in particolare stasera potete, anzi vi invitiamo naturalmente a usarlo per farci domande. Queste domande poi le raccogliamo e alla fine della serata naturalmente le distribuiamo un po' tra i relatori, perché sarò io a farlo, quindi attenzione. E appunto vi invito in qualche modo a partecipare attivamente, no? a questo ragionamento intorno a queste tecnologie. Volevo chiedere a Vincenzo una cosa. Si può dire che Conio ormai è una startup che è uscita dalla fase, come dire, embrionale, è una, ormai un'impresa di successo, no? Possiamo dirlo senza dover fare gesti scadamanti. Volevo chiederti in due parole, se dovessi condensare un po' la tua esperienza, ecco, qual è la strada per il successo per una startup, per chi oggi volesse partire, indipendentemente dalla tecnologia, dall'ambito, dal settore, come si fa? Allora, questa è una bella domanda. Su due piedi posso dare un po' di consigli, ovviamente con la mia esperienza che è soggettiva, però innanzitutto ci vuole passione, cioè tu vuoi davvero, vedi un problema e lo vuoi risolvere, cioè non la fai, ma non è il problema che sento, facciamo una startup per i soldi, quella è la cosa più stupida che uno possa fare, perché dopo un po', come dice una cosa che dice il grande filosofo Mike Tyson, Mike Tyson diceva, ognuno un piano, fin quando non sai subire che viene presa a pugni in faccia. La stessa cosa quando fai una startup, se tu vieni motivato ai soldi, non ci arriverai mai, perché i problemi ci sono così tanti, deve esserci una passione che ti spinge ad andare avanti, di essere un Rocky, insomma, qualcosa che ti fa spingere, ti motiva. Tra l'altro tu, anche pur essendo di casa negli States, Silicon Valley, hai deciso comunque di fondare una startup italiana, di che si fa onore. Sì, in italiano però è di diritto californiano, cioè l'ho fatta qui in Italia. No, però insomma, cioè, bisogna essere. No, però bisogna rischiare, insomma. Ci sono tanti problemi anche di corporate governance in Italia che non sono stati ancora risolti. Però per tornare alla tua domanda, l'importante è la passione, davvero questa è una cosa un po' stereotipica, ma davvero ci vuole, devi essere tu un fuoco dentro che ti fa andare avanti. Due, devi avere un'esperienza, cioè in Italia c'è purtroppo questa idea che ha visto Zuckerberg, lui ha studiato, è uscito dall'università, non ha fatto l'università e ha fatto Facebook, lo posso fare pure io. Questa è la cosa più sbagliata. Io quello che dico, studiate, fate un'ottima università, non una buona, una ottima università, magari specializzatevi anche in America in un'ottima università, lavorate in una grande compagnia, in campo informatico, può essere una Google, una Facebook, una Microsoft, lavorate lì 2-3 anni, imparate come si crea un prodotto, perché questa cosa non ve la insegna l'università, e poi quando siete pronti dite, cavolo, qui Microsoft è stata bella, Google, però posso fare di meglio, vedete pure i problemi che queste grandi compagnie hanno, che non sono invincibili, anzi oggi come oggi sono molto molto fallibili, e fate voi la vostra compagnia su qualcosa che vi appassiona. È molto probabile che dopo alcuni anni quelle compagnie vi compreranno, perché non sono capaci di fare quel prodotto. Cioè, lo so che in Italia sembra che Amazon non sia invincibile, in realtà queste compagnie non fanno più niente, Amazon forse non ha fatto l'esempio sbagliato, ma Google non fa più niente, per esempio. Cioè, negli ultimi 10 anni, cos'è che Google ha fatto di Google, dentro Google? Niente. Android l'ha comprata da più di 10 anni fa, Gmail è nata 15 anni fa, era l'ultima cosa che hanno fatto. Quindi, queste compagnie comprano perché non riescono più a innovare internamente. Poi, comunque, quando fate una vostra startup, dovete circondarvi da altri soci, da altri co-founder, con competenze complementari, cioè se magari siete bravi in maniera tecnica, non prendete un altro tecnico, lo so che anche se un vostro amico è una cosa bella, in realtà vi serve una persona che è molto brava a fare sales, a fare vendita, o una persona a fare marketing, queste sono persone che aumentano il vostro, diciamo, le competenze della compagnia. E infine, deve essere una scelta francescana, cioè sembra una cosa un po' demodea, da medioevo, in realtà i primi anni farete 0 soldi, anzi il vostro conto corrente crollare. E quindi se non c'è passione che vi sorregge e non siete pure in grado di limitare le spese, rischiate di fare una brutta fine. Quindi vi dico, team,
passione, morigeratezza e voglia di fare. Quanti aspiranti di scaffale abbiamo stasera nel pubblico? Seguiranno il tuo pensiero? Aspiranti. Ah, tu già collaborato. E prima di girare Vincenzo non è solo conio, non è solo Bitcoin, blockchain, ma è anche qualcos'altro. Parlaci veramente in modo rapidissimo di un'esperienza molto forte che ti ha portato anche a incontrare il presidente Mattarella di recente. No, io ho vissuto 11 anni in America, piccolo, adesso non voglio prendere spazio agli altri relatori, però io ho vissuto 11 anni in America perché, tra l'altro, il mio nome è Vincenzo Nicola, mio nonno, delle parti si trova il nome del padre del padre. Lui pure lavorò in America per 10-11 anni come minatore. Cioè, qui il mondo Bitcoin si parla di miner, minatori. Mio nonno faceva avere minatori di carbone, letteralmente. E quando sono nato, poi è tornato in Italia dopo 10-11 anni, quando sono nato ho vissuto, cioè lui mi parlava molto dell'America, un paese duro ma che ti dà tanto se lavori tanto. Quindi ho visto questo mito dell'America. Ci sono andato, ho studiato a Stanford, ho fatto la mia compagnia di tecnologia di Amazon, però dopo 10-11 anni che ero là, ho detto, non ho fatto un accento per l'Italia. Io dall'Italia ho avuto una grande educazione alle scuole elementari, medie e superiori, terribile a livello universitario, davvero. L'università in ambito informatico e ingegneria informatica in Italia è veramente a livelli imbarazzanti. Però così a livello generalistico, le scuole superiori ottime, e quanto ho pagato? Niente. Quindi l'Italia mi ha dato tanto, però io non ho dato niente contro, non ho dato niente in cambio. Quindi ho detto, voglio tornare a fare qualcosa. La prima cosa ho fatto è insegnare informatica alle scuole superiori, al mio ex liceo scientifico. Ragazzi molto bravi che ho portato a lavorare con me dopo nel corso del tempo. Mi ho fatto fare scuole serali a 16 anni e lavoravo ogni giorno come calciatori giocano Juventus e stino alla sera e giocano ogni giorno. Nel stesso tempo alcuni di questi ragazzi erano così bravi, ho detto qua faccio un progetto estivo perché mi hanno chiesto cosa possiamo fare per migliorarci. Io ho fatto fare un progetto per poter caricare dei feed, delle notizie da poter mandare su Twitter a intervalli stabiliti. E siccome erano 100 anni della Grande Guerra, era nel 2014, erano 100 anni che era iniziata la Prima Guerra Mondiale, lo facciamo così, raccontiamo giorno per giorno la Prima Guerra Mondiale col vostro portale, col vostro sistema software che avete creato, permettiamo a tutti quanti in Italia poter capire quello che succedeva 100 anni fa come se fosse oggi, raccontalo su Twitter. Quindi se voi andate, ormai è finito il programma, il progetto è finito a novembre, 4 novembre dell'anno scorso, però se andate su twitter.com/lagrandeguerra vedevate giorno per giorno quello che succedeva in Italia 100 anni fa. Raccontato a ragazzi di 18 anni, cioè i stessi ragazzi che 100 anni fa andavano su fronte, i ragazzi del 99, andavano a difenderci sul Piave, e morivano davvero tantissimi, molti piemontesi sono morti. E raccontate i stessi ragazzi coetanei a distanza di 100 anni. Per me è stato un progetto che veramente ha riempito il cuore. Ho visto molto il presidente Mattarella, ci ha ricevuto in Quirinale 3 anni fa. Insomma, sono contento di questo. Sono Vincenzo, guarda, ci faremo raccontare cose da dire, a proposito di Twitter, pensate qualche volta vi farò raccontare, ci faremo raccontare come è riuscito ad avere l'account Twitter. Vincenzo, che è difficilissimo, come sapete, ormai gli account Twitter sono tutti occupati, lui è riuscito ad avere il suo nome, cosa veramente chapeau. E ottimo. siamo in Piemonte. Quanti di voi conoscono CSI Piemonte? Cavolo, tantissimi, ottimo. Questo dimostra che CSI è un'eccellenza, comunque una realtà rilevante per la vita della regione. Perché? Me lo chiedo, perché noi qui abbiamo Cristian Corrado, che è un account manager di CSI, 108 anni giusto? 38, che ci darà un punto di vista un po' diverso. Sapete che CSI è una realtà che rientra, pur non essendo pubblica. Perfetto. Però magari dopo una domandina te la farò. E comunque ci darà appunto una prospettiva che non è quella del business, non è quella di chi fa business, ma è quella del tessuto, in qualche modo
amministrativo sia a livello locale, quindi comunale, e sia poi la domanda che ti voglio fare appunto a livello regionale. Okay? Grazie mille Cristina. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Cristian Corrado, lavoro al CSI di Piemonte, sono stato per 5 anni un consigliere comunale di un piccolo paesino, si chiama Gassino Torinese, che è qui vicino, e attualmente sono candidato in regione, ma vorrei portarvi un valore aggiunto che è la visione delle nuove tecnologie, l'impatto che avranno, il possibile impatto che avranno, l'impatto che hanno già avuto sui piccoli enti locali, in particolare sui comuni, sulle unioni dei comuni. Io personalmente credo che la prima cosa che debba fare la tecnologia è quella di sburocratizzare assolutamente e migliorare i processi, partire dai procedimenti amministrativi e farli diventare dei processi. C'è un mio collega in sala, il mio collega mi ha detto una cosa saggissima, mi ha ricordato che nell'antica Cina ogni 30 anni bruciavano gli archivi proprio per evitare il carico di legge, di normativa. A un certo punto non si riusciva più a gestire e quindi cosa facevano? Davano fuoco all'archivio, ripartivano da zero e si erano tolti, tra virgolette, il problema. Purtroppo vi informo che questa cosa non è più possibile farlo, al di là del blockchain. Detto questo, quella slide c'è scritto che la più grande città d'Italia è l'insieme delle sue città più piccole. Noi questa sera ci vediamo a San Mauro, che è una città già grande rispetto ai paesi in cui sono abituato a lavorare, ma in realtà quella frase è la cosa più vera che viene, che può essere detta. Noi parliamo sempre, anche al telegiornale, sentiamo solo parlare delle grandi città. In realtà l'Italia, in particolare la nostra nazione, e la città più grande è data dalla somma di tutte le cittadine più piccole che sono presenti nel nostro paesaggio. Questi piccoli paesini spesso vengono un po', diciamo, bistrattati. Abito nella periferia. In realtà questo tipo di tecnologie e l'avanzamento della tecnologia da blockchain, io mi aspetto grandi cose, vanno un po' a ribaltare questa situazione. Cioè, non è più importante se sei a Torino, a Roma, a Milano, a Gassino, a San Mauro, è importante che tu hai un'identità digitale, un mezzo e puoi scalare il mondo, puoi fare la tua startup. Marco Bongiovanni, il sindaco, giustamente all'inizio vi ha parlato di questa carta di identità che abbiamo visto sull'Estonia. L'Estonia è uno dei paesi che è presente, se cambia la slide, ma ci riprovo, ok, eccola qua. L'Estonia è uno dei paesi, sono gli esempi di applicazione della tecnologia blockchain in giro per il mondo, ve ne ho segnati i principali. L'Estonia è seconda, ma in realtà è il primo paese in Europa che ha veramente applicato la tecnologia, è arrivato al 100% di servizi digitali. È talmente andata avanti nel giro di nel giro rapidissimo, guardate che sono 3 milioni di abitanti, quindi è neanche abbastanza semplice, tra virgolette, ma comunque sia è un esempio da seguire. Noi dall'Italia possiamo semplicemente online accedere al sito estone e chiedere la carta d'identità, la carta digitale per non residenti. Possiamo aprire un'impresa da loro, pagare le tasse da loro se il reddito viene generato da loro e gestire il tutto online senza nessuna presenza fisica. Questo è il primo esempio in Europa. Questo è quello che dobbiamo fare, cioè la prima cosa da fare è creare l'identità digitale. L'identità digitale è quello che ci serve assolutamente come paese d'Italia per riuscire a incanalare tutti i servizi della pubblica amministrazione e finalmente fare questa sburocratizzazione. Nella mia esperienza personale, ma ce ne siamo un po' accorti tutti, l'informatica fino ad oggi cosa è stato? Un valore aggiunto o un'aggiunta? È stata un'aggiunta. Voi avete tutti i processi cartacei all'interno del comune e poi tutti i processi informatici. L'informatica non ha sostituito la carta, l'informatica si è aggiunta alla carta. Nei comuni avete il catasto cartaceo, poi fate tutta la... faccio un esempio rapidissimo. Consigliere comunale a Gassino, chiedo, la chiedo la, il cambio della residenza con per la carta d'identità, cambio casa all'interno dello stesso paese. Vado online, puoi farlo online, che mi dice stampa un modulo PDF che è esattamente come quello cartaceo del comune, lo stampo, lo compilo in tutte le sue parti, gli allego la fotocopia della carta d'identità, gli allego tutte le dichiarazioni,
scannerizzo tutto, lo mando in comune, ho fatto la prima stampa. Il comune cosa fa? Non usa quei dati, li stampa, quindi secondo foglio di carta, che viene messo in un faldone, che viene inserito a mano dall'ufficio, che ti rimanda un foglio, tu prendi il tuo foglio, lo stampi, vai in comune e fai la carta d'identità. Abbiamo risolto qualcosa in questa maniera? No, è stato un valore aggiunto. Quindi in realtà l'informatica non ha sburocratizzato, l'informatica è stata un'aggiunta di processi. Altri esempi, Dubai, sì, proprio come truffa, e non si capiva di chi fossero le proprietà delle case. Gli investitori non andavano in questo stato perché nessuno aveva la certezza di essere proprietario di casa sua. Cosa hanno fatto? Hanno creato un catasto su blockchain e al momento ci sono 1 milione di immobili su questo catalogo blockchain, e da quel momento non ci sono stati più ricorsi e gli investitori sono andati ad investire su questo stato perché avevano la sicurezza della proprietà. Il 66% delle denunce civili erano proprio perché c'era una controversia tra due proprietari, tutti e due erano proprietari della stessa casa. Dubai, vi dicevo, invece, entro il 2020 tutto il sistema, tutti gli atti governativi vengono trasferiti su blockchain, entro il 2020. Ed entro il 2021 tutti i servizi emessi, metà dei servizi emessi da Dubai, verranno fatti esclusivamente su blockchain. Il risparmio è di 10 milioni di ore di lavoro. 10 milioni di ore. E miliardi di dollari risparmiati. Purtroppo stiamo andando verso questo mondo qua, volendo o nolendo. Le ore lavorative saranno sempre meno, i lavori saranno sempre meno importanti. Le persone non specializzate avranno sempre più difficoltà. Quindi ci sono anche tutti questi aspetti che dobbiamo iniziare a valutare come pubblica amministrazione per cercare di trovare il giusto equilibrio. Parliamo un po' di normativa, mi ho messo il bambino che piange. Vi ripeto, io vorrei dare il fuoco a tutto, però non si può, e quindi il contesto normativo attualmente per la pubblica amministrazione è il codice dell'amministrazione digitale e il piano triennale di Agid sono, per chi si occupa di informatica della pubblica amministrazione, un po' la Magna Carta, quello che viene assolutamente utilizzato da tutti perché parla di cittadinanza digitale, diritto all'uso della cittadinanza digitale, tutto mobile oriented, tutto bellissimo. La regione Piemonte ha fatto un accordo con Agit, che questo è, a mio parere, per i piccoli enti, per i comuni, molto molto importante, che è l'accompagnamento alla transizione digitale, cioè la regione Piemonte si farà da capo fila per accompagnare i piccoli comuni nella transizione digitale. Questo ha un impatto pazzesco se pensate veramente alle piccole realtà, e cosa ancora più importante, li accompagna anche attraverso dei finanziamenti, tramite finanziamenti europei. La regione Piemonte inoltre sarà l'aggregatore di tutte le istanze del territorio, per questo che è molto importante questa funzione, per tutto quello che riguarda l'innovazione digitale, e tutto questo è scritto nell'accordo tra Agid e Regione Piemonte. Vediamo se va. Che cosa chiedono fondamentalmente i cittadini agli enti locali e alla pubblica amministrazione in generale? Once only, cosa vuol dire? Che io cittadino comunico una volta soltanto i miei dati alla pubblica amministrazione. Noi adesso andiamo all'anagrafe, comunichiamo chi siamo, ci identifichiamo, andiamo a fare un'operazione a catasto, andiamo all'INPS e comunichiamo, andiamo a chiedere qualsiasi altro servizio e dobbiamo comunicare chi siamo. Ma l'amministrazione, l'ente pubblico, lo sa benissimo chi siamo. Quindi secondo me è importante iniziare a parlare con una sola comunicazione. Io cittadino ti dico una volta chi sono, come mi chiamo, dove abito, tu mi registri e da quel momento sai che sono io. Questo è semplificare i processi.
L'interazione esclusivamente digitale è l'altra faccia della medaglia, cioè fino ad oggi abbiamo avuto una generazione giustamente che non è capace, non ha le competenze per fare tutto quanto in versione digitale o comunque via web, adesso invece dobbiamo cominciare ad impegnarci su chi invece ne ha le capacità e deve poter usufruire dei servizi senza dover per forza recarsi agli sportelli. Questo è uno degli altri obiettivi, quindi comunico le informazioni una volta soltanto e vengo loggato su tutti i sistemi. In automatico io non devo più essere obbligato a recarmi negli uffici pubblici, devo essere messo nelle condizioni di poter fare tutto digitalmente, esattamente come avviene in Lettonia, da procedimento a processo. Secondo me questo è molto importante, di solito negli enti pubblici si parla di procedimenti amministrativi. Questo termine qua, secondo me, sarebbe da abolire. Bisogna iniziare a parlare di processi che siano amministrativi. Dobbiamo smettere di assumere solo geometri, Marco Bongiovanni, lo sa benissimo, geometri e istruttori amministrativi, e iniziare ad assumere personale qualificato che siano analisti di business, queste bellissime figure professionali. E la pubblica amministrazione, a forza di assumere geometri e istruttori amministrativi, purtroppo non riusciamo ad andare avanti. Ci mancano le figure professionali. Quindi questo, secondo me, è veramente importante da andare a inserire nel contesto normativo. Cosa chiedono gli enti locali? Chiedono solo questa cosa qua, l'autonomia. Se voi potete vedere, un bilancio di un comune piccolissimo è fatto da 400 pagine, 380 pagine sono ripetizioni di normative che in realtà fanno praticamente solo perdere tempo al comune. Il ministro Castelli, in un incontro un po' di tempo fa, ci aveva anticipato, io spero che venga fatto il più presto possibile, una autocompilazione dei dati che non vengono mai cambiati praticamente nel corso degli anni per i piccoli enti, perché veramente il carico normativo per gli enti piccoli è veramente imponente e porta via tantissime ore di lavoro. Quindi l'ente locale si deve solo più andare a compilare il pezzettino, la parte politica di come spende i suoi soldi. Tutti la restante parte, le 380 pagine, sono fisse nel tempo. Questo secondo me è importantissimo. L'unica cosa che chiedono i comuni è l'autonomia. L'autonomia la puoi ottenere tramite la blockchain. Secondo me, poi ne parliamo tutti insieme magari con i relatori, il sistema migliore sarebbe avere un sistema federato di blockchain, proprio per ricalcare ancora di più il concetto di autonomia. Ogni ente partecipa in completa autonomia al suo registro, ma in un sistema federato. Se io ho un euro e tu hai un euro e ce la scambiamo, alla fine abbiamo un euro ciascuno. Ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce la scambiamo, alla fine avremo due idee ciascuno. E questo è già blockchain. Degli amici che hanno fatto un aperitivo l'altra volta, hanno fatto una foto ai bicchieri con cocktail, hanno scritto blockchain. Qualche tecnico si strappa i capelli, Satoshi si rivolte a... Comunque, questa è interessantissima una cosa al volo. Questo è un po' il livello, appunto, che il cittadino, il livello dell'amministrazione pubblica, il cittadino tocca con mano, no? Quello del comune. Però è anche vero che dietro quel livello c'è, cioè, un livello un po' più grande, un livello di coordinamento, diciamo, che è svolto appunto dalla regione. CSI, appunto, l'azienda regionale. In due parole, il ruolo di organismi di questo tipo, qual è l'utilità, anche se il cittadino magari non percepisce direttamente, no, il senso, non percepisce direttamente quali possono essere le funzioni e anche appunto l'utilità. Ce la puoi illustrare? È una domanda bellissima, perché lo storytelling spesso sugli enti pubblici, specialmente quelli strumentali, è totalmente diverso. In realtà dobbiamo pensare all'uso di questi enti. L'uso di questi enti è nella pratica più becera, per farvi capire a tutti. Se io faccio il sistema dell'anagrafe del comune di Torino, lo stesso sistema dell'anagrafe può essere applicato a tutti i comuni della regione Piemonte,
Ma secondo voi il comune di Biasso, il comune di San Mauro, ha la stessa forza contrattuale per andarsi a creare un applicativo come vuole lui, calato su di lui, sulle sue esigenze, riusando quello del comune di Torino? Il CSI dovrebbe avere questa funzione e ha questa funzione qua, quella di creare quel software finanziato utilizzando il denaro degli enti più grandi e riutilizzarlo all'interno della pubblica amministrazione per fare queste famose economie di scala. Questo secondo me è il valore aggiunto, insieme a, visto che il tema è caldo di questi ultimi tempi, la proprietà dei dati. Sentite spesso al telegiornale: i dati sono stati rubati, Google li usa, Amazon li usa, nessuno vuole incriminare nessuna azienda privata. Però io personalmente vi invito a riflettere su questo: i miei dati sanitari preferirei li tenesse un ente pubblico e non un'azienda privata. Grazie, ringrazio anche perché qual è poi il senso, no? di enti che poi sono appunto magari lontani dall'esperienza diretta, che però svolgono un ruolo assolutamente centrale e fanno un lavoraccio dietro le quinte. E chiamiamo adesso tra i relatori, chiamiamo la persona che ci darà un punto di vista un po' diverso, quello della finanza. Andrea Barella, che ha un lungo curriculum, lunghissimo, laurea in ingegneria e commercio a Torino, dico bene, e poi ha lavorato da tantissimi anni appunto nell'ambito finanziario. Naturalmente la blockchain e le criptovalute, che sono in qualche modo intimamente collegate tra di loro, sono in realtà, molti ci dicono che sono addirittura inscindibili. Ci sono i puristi che ci dicono che la blockchain senza asset digitale nativo non ha senso. Questa è una posizione forse un po' talebana, però un po' talebana. E quindi adesso ci racconterà un po', ci darà un po' quel punto di vista lì. Ok? Ci proviamo. Mi raccomando, domande sul sito. Non siate timidi. Io sono chiamato qua questa sera per provare a spiegarvi come si fa un pagamento con delle criptovalute. Nell'ultimo anno e mezzo ho fatto diversi incontri e spesso mi veniva chiesto cosa si fa con le criptovalute, con la blockchain, a parte pagare. Questa domanda è curiosa, perché in realtà è come chiedere, ci viene a raccontare come funziona un'automobile e come, cosa serve. Uno dice, per viaggiare, sì, no, a parte viaggiare e portare le persone, ma in realtà cosa serve? Le criptovalute servono principalmente per pagare, sono valute digitali, ma sono valute, quindi il loro utilizzo primario dovrebbe proprio essere quello di acquistare beni o servizi. Quello che proverò a raccontarvi è come si fa a usare queste valute, ovvero cosa c'è dietro, il meccanismo che sta dietro l'atto che voi avete fatto quando avete acquistato, alcuni di voi hanno detto che possiedono delle criptovalute. Vi cercherò di spiegare perché si può fare dal punto di vista normativo e proverò a raccontarvi anche come, quali sono gli eventuali rischi dell'utilizzo di questi strumenti, rischi dal punto di vista aziendale ovviamente, non personale. Non mi dilungo nelle definizioni, ve le lascio, penso che le slide siano poi a disposizione perché è una cosa un po' professionale, però quello solo che volevo segnalarvi importante è questo. Sappiate che Bitcoin e blockchain o criptovalute non sono termini registrati, chi li ha inventati non si è procurato di copyright su questi termini, quindi non è detto che tutto ciò che viene definito blockchain, tutto quello che viene definito criptovalute effettivamente funzioni in maniera corretta. Io posso chiamare questo microfono criptomicrofono, ma non vuol dire che funzionerà bene e farà i suoi scopi che ci siamo proposti. Ci sono molte criptovalute. Quando parlate con qualcuno vi dirà sicuramente che ci sono migliaia di criptovalute. Questo è in parte vero e in parte no. Perché? Perché su queste migliaia di criptovalute la maggior parte, e non c'è nessuno, sono in realtà delle truffe o comunque
comunque strumenti che non funzionano. Quindi spesso quando si parla di criptovalute si parla di poche o pochissime criptovalute, in particolare questa sera vi parlerò di Bitcoin, anche perché rispetto a tutte le sue competitors ha una diffusione, una storia, pur se giovanissimo, e un'affidabilità di ordine di grandezza superiore. Le altre criptovalute diffuse nel mondo sono le Litecoin, Ethereum, ecco, pur queste, pur famose, pur utilizzate, hanno casi d'uso, diffusione e capitalizzazione di decine di volte inferiori rispetto a Bitcoin. Cosa succede? Cerchiamo di andare al sodo. Cosa succede quando io effettuo un pagamento in Bitcoin? Ovvero quando io voglio trasferire un Bitcoin in mio possesso da Mario, da me a Mario. Da un punto di vista pratico, io utilizzo un programma informatico. Nel gergo si chiama wallet, non vi deve trarre l'inganno, non è un portafoglio digitale, è a tutti gli effetti un'app, come si dice adesso, o un programma, come si diceva una volta, informatico, che mi aiuta ad avere un dialogo con la blockchain. Io potrei, se fossi un nerd, un informatico un po' esperto, scaricarmi la blockchain tutta sul mio computer e andare a interagire con questa. La maggior parte di noi, io per primo, non siamo in grado, ci facciamo aiutare dall'informatico. L'informatica ci dà questo programma che ci consente, tengo un profilo molto terra terra, è molto pratico, di definire un importo della transazione, definire un destinatario, che significa poi un indirizzo, l'equivalente è un IBAN quando fate un bonifico bancario, per essere chiari, definire apporre una firma, che in realtà significa dal punto di vista pratico inserire il vostro PIN, la vostra chiave privata che abbiamo citato prima, e dare l'invio sul programma. Cosa succede dopo è la parte più interessante. Il programma si occupa di propagare, si dice in termini tecnici, cioè diffondere a tutti i nodi della rete Bitcoin. Cosa sono i nodi? Sono dei computer che, come il vostro, detengono una copia della blockchain stessa. Si preoccupa di diffondere a tutti i nodi questa informazione. Mario vuole dare un Bitcoin a Giuseppe. Questa informazione raggiunge alcuni nodi particolari, che si chiamano nodi minatori, che sono i nodi che si occupano di aggiornare la blockchain stessa. Questi miners fanno il lavoro di cui avete sentito parlare sicuramente sui giornali, ovvero si dedicano a risolvere dei puzzle crittografici per poter ricevere un premio. L'obiettivo non è del sistema dare il premio, l'obiettivo è poter aggiungere in sicurezza delle informazioni alla blockchain stessa. Ogni 10 minuti circa in giro per il mondo, o in Cina o in Sud America o dove potete immaginare, qualcuno di questi miner risolve il problema, ottiene un premio e allunga la blockchain con la vostra informazione. A questo punto la vostra transazione è diventata di pubblico dominio. Prima era nella memoria temporanea del miner, poi diventa nella blockchain, quindi diventa un'informazione pubblica. A quel punto la vostra transazione è effettiva, si conviene che dopo 6 blocchi questa non possa più essere modificata e quindi diventare permanente. A questo punto avete inserito un'informazione in maniera permanente nella blockchain. Cioè avete trasferito il vostro valore digitale a un altro utente della blockchain. Perché vi ho raccontato questo? Che per certi versi può essere un po' noioso, mi rendo conto. Per spiegarvi cosa succede dietro una transazione Bitcoin e per paragonarlo a quello che succede in altri tipi di transazioni finanziarie, tipicamente una transazione bancaria, un trasferimento di fondi fra due persone, fra due nazioni diverse. Questo è tipicamente il percorso riassunto dei vostri soldi se fate un bonifico al vostro cugino in America. Qual è il problema di questo tipo di transazioni? Sicuramente il costo, e ne siete tutti consapevoli, sicuramente la lentezza, ci sono giorni solitamente per realizzare tutto questo, i problemi di limitazione della disponibilità del vostro intermediario a fare questa attività. Ci sono alternative, chi ha un'attività commerciale o chi ha l'abitudine a usare anche mezzi di
pagamento alternativi, conosce la possibilità di utilizzare i vari famosi circuiti Visa, PayPal, Satispay. Sapete tutti che hanno un costo non banale. Esiste ovviamente la possibilità di usare il denaro, che è il più antico mezzo di pagamento e più pratico, ma ha molti problemi sia legati alla distanza che può rendere inefficiente questo utilizzo, sia al costo. Il costo del denaro contante è elevato. Ne avrete avuto un esempio concreto se avete dimenticato qualche banconota nei jeans, se li avete lavati in lavatrice o se vi hanno, peggio, se vi hanno scippato. Quali sono i vantaggi di Bitcoin su questa situazione? Ho provato a elencarli e dopo avervi spiegato forse come funziona forse li capite meglio. Sicuramente il basso costo, la velocità elevata, abbiamo parlato di circa 60 minuti, la distanza che è assolutamente ininfluente fra due utenti della criptovaluta, la non necessità di un intermediario che autorizzi o che gestisca la vostra transazione, e non è in nessun modo legato a orari di servizio di questi intermediari. Ho citato i vantaggi immediati, ce ne sono molti altri. Non mi piace, li ho riportati perché può essere comodo e spunto di qualche domanda. Non mi piace affrontare questo argomento perché secondo me è visto dal punto di vista sbagliato. Dovreste voi chiedervi qual è il problema che attualmente mi danno i sistemi di pagamento attuali, e a quel punto possiamo valutare, discutere quali potrebbero essere i vantaggi. Io ho avuto modo di parlare con diversi operatori del settore e non, e mi hanno effettivamente prospettato le soluzioni a cui non avevo, che Bitcoin potrebbe essere la soluzione a problemi che non avevo immaginato. Uno molto affascinante è quello legato al mondo degli immigrati che devono portare delle rimesse, devono inviare delle rimesse al proprio paese d'origine, e se questo paese è non fra particolarmente evoluto devono affidarsi ai famosi money transfer. Questi hanno una percentuale di fanno pagare una percentuale relativamente alta e hanno un'incidenza rilevante sull'economia di questi paesi. Un altro settore misconosciuto sono quelli che non possono accedere ai servizi bancari. È una realtà che non conoscevo, sono venuto a conoscenza. Si stima che solo in Italia 4 milioni di persone per vari motivi, e non parlo di delle avere a che fare con transazioni internazionali con paesi particolari, difficili, che hanno sistemi monetari chiusi oppure problemi di ordine pubblico e così via. Vi ho parlato del costo, il costo basso. Cosa vuol dire? Quando ho iniziato a occuparmi di questi argomenti tutti mi citavano il costo basso di questo tipo di transazioni, ma nessuno mi quantificava. Cosa è il costo di una transazione? È l'importo che noi aggiungiamo alla nostra transazione per far sì che il miner scelga la nostra transazione invece di quella di qualcun altro. Infatti ogni blocco può contenere al massimo circa 2000, diciamo. Quindi se io ho un'operazione urgente da fare, un trasferimento urgente, aggiungerò un piccolo importo per invogliare il miner a scegliere la mia transazione invece di quella di qualcun altro. Quanto è questo importo? È variabile. Ci sono molti siti che vi spiegano quale deve essere l'importo ottimale per ottenere il massimo risultato, ed è legato al traffico di dati sulla blockchain stessa. Questo è un grafico, non vi spaventate, solo esemplificativo. Rappresenta l'occupazione della mempool dei miners nell'ultimo anno. Solo come esempio potete vedere che è evidente che ci sono dei periodi in cui c'è tantissimo traffico e quindi il costo sarà più alto. Ci sono dei periodi in cui invece il traffico è molto molto basso e il costo si avvicina a zero. Ma al di là di poco o tanto, questo è l'importo ideale
per effettuare una transazione, l'ho calcolato pochi giorni fa prima di per quando però questa transazione, che è di 83 centesimi. Io non so se per voi è un importo elevato, basso, sarà, dovete deciderlo voi rispetto alle vostre abitudini. Se lo paragonate a alcuni costi bancari, secondo me è decisamente basso ed è comunque, può essere anche inferiore. Su blockchain, 84 centesimi sono pochi, sono tanti, dipende anche da che cosa vogliamo comprare, cosa vogliamo scambiarci. Certo, per comprare un caffè è un importo elevato, per una transazione milionaria è irrisorio. Bitcoin sta cercando di risolvere anche il problema dei piccoli, dello scambio di piccoli importi, con una tecnologia molto molto nuova, a circa un anno, ovvero l'idea è più vecchia ma è in fase di sviluppo da circa un anno, si chiama Lightning Network, e consente non di trasferire un importo fra due soggetti, ma di aprire un canale permanente di pagamenti fra due soggetti. Non mi dilungo troppo su questo aspetto, che è un po' più tecnico, anche se molto interessante, però la sostanza è che io avrò solo due transazioni, una in cui apro questo canale di pagamenti e una in cui la chiudo, quindi avrò solo due volte nella vita la necessità di scrivere sulla blockchain, e quindi avrò solo due volte nella vita la necessità di pagare quel piccolo importo e quindi ridurre ulteriormente a zero i pagamenti. Allora, questa slide l'ho scritta per lasciarvi qualcosa di che secondo me è un grosso valore, perché cosa succede di solito? Quando finiscono questi incontri, spesso qualcuno si appassiona, qualcuno di cui si entusiasma, torna a casa e vorrebbe iniziare a usare Bitcoin. Magari è un'impresa commerciale, magari è un'azienda. Va dal suo commercialista che inizia a dirgli no, ma non si può usare Bitcoin, sono illegali, non si possono contabilizzare, è un delirio. Non ve la leggo, ma portatevela a casa. Sapete solo che l'utilizzo delle criptovalute in Italia è legale ed è stato dichiarato esplicitamente dalla Banca d'Italia ed è stato ulteriormente confermato dalla direttiva antiriciclaggio. Altrettanto importante è che ai fini IVA i bitcoin sono esenti perché sono mezzi di pagamento, quindi non sono soggetti a IVA. L'imponibilità fiscale è stata equiparata da parte dell'Agenzia delle Entrate alle valute estere, quindi segue quella e non ci sono problemi. E se addirittura avete problemi di contabilità, è stato definito sempre dalla Banca d'Italia come gestire a livello contabile le rimanenze di bitcoin nel bilancio di un'eventuale azienda. Quindi non ve la leggo, procuratela, stampatela, se qualche commercialista o contabile che ha a che fare con voi dice qualcosa, gliela presentate, se la leggerà lui non la dovete neanche leggere voi, sono troppi riferimenti legali, troppo legge. Quali sono i rischi dell'utilizzo di criptovalute? I rischi sono da valutare in quanto comunque state gestendo una valuta estera in vostro portafoglio e quindi una sana gestione aziendale o familiare o della vostra contabilità deve prendere in considerazione questo fatto. Il rischio forse più importante è quello di cambio, cioè dell'oscillazione del valore del Bitcoin rispetto all'euro, che è la vostra valuta di contabilità familiare o aziendale. Per fortuna è semplice gestire questo rischio. Perché? Perché il Bitcoin ha una sua storicità, una sua diffusione, quindi esistono degli strumenti finanziari facilmente utilizzabili per annullare, o meglio, per acquisire uno strumento finanziario pari e di segno opposto all'eventuale saldo in Bitcoin che avete in portafoglio. Ve ne ho elencati, non so se sono troppo tecnici, ma sono tratta principalmente di due tipi. O strumenti finanziari di valore contrario, come un futures o come un ETF espresso in Bitcoin, oppure tecnicamente più interessanti, anche se più complessi, che sono le cosiddette stable coin, cioè sono valute digitali che però hanno una parità fissa con una valuta come fosse il dollaro o l'euro, cioè valute fiat. Voi potete, quando non utilizzate Bitcoin, non tenere il vostro saldo in criptovaluta, ma tenerlo in una stable coin, cioè trasformarlo, cambiarlo in una stable coin. In questo modo non avete rischio di oscillazione del valore. Un rischio sottovalutato a volte è il cosiddetto rischio depositario.
Cioè, come ha spiegato benissimo il collega che mi ha ceduto, uno dei rischi è che voi non siate in possesso delle vostre chiavi private. Voi, nella vostra vita, possessore di Bitcoin o meno, non possiederete mai in realtà i Bitcoin. Possiederete sempre e solo le chiavi private, le password, per accedere al vostro portafoglio. Qualunque momento voi consegnate queste chiavi private a una terza persona, fate un atto di fiducia che questo ve le restituisca. Se voi utilizzerete degli exchange, cioè dei siti che consentono di scambiare Bitcoin con altre criptovalute o valute con criptovalute, state di fatto consegnando le vostre chiavi private a questi intermediari. Quindi, consiglio del buon senso, utilizzate solo exchange molto grandi, molto famosi, o meglio, dato che la normativa italiana è abbastanza avanti da questo punto di vista, in Italia gli exchange devono registrarsi come enti specializzati, sono monitorati, non vigilati dalla banca centrale, ma comunque controllati. Quindi, quando possibile, eventualmente usate exchange italiani. L'ultimo è il rischio operativo, quello che Coin cerca di mitigare, cioè quello di sbagliare, quello di perdere le chiavi, quello di fare una transazione errata. Perché? Perché siete diventati, avete disintermediato qualunque ente. Siete voi i gestori della vostra sorte, siete voi che potete disporre dei vostri fondi, ma non potete prenderla con nessuno se fate un errore. Esiste una frasetta che si usa in inglese in questo mondo, che dice code is law, cioè ciò che è scritto, ciò che è fatto è legge, non il contrario. Esiste una volontà che si può manifestare o non manifestare in qualche modo, e ci si può appellare a qualcuno perché la volontà è stata travisata o sbagliata. Quello che avete fatto è rappresentazione di quello che volevate fare. Se avete mandato i soldi a vostra suocera per sbaglio, questa si ritiene, non potete in nessun modo annullare la transazione. Ciò che è scritto sulla blockchain per fortuna è incancellabile, ma per sfortuna è incancellabile. Stato così completo, così esauriente, che non so quasi che domanda farti. Perché abbiamo visto perché, quali sono i vantaggi e quali sono i rischi, no? Per cui uno di noi, un cittadino, un privato, dovrebbe investire eventualmente in criptovaluta. Se invece volessimo chiederci una società che volesse avere parte del suo capitale sociale, per esempio, in criptovaluta, a quali vantaggi, quali rischi andrebbe incontro e quali vantaggi viceversa potrebbe ritrovare? Magari una startup, che volesse fare crowdfunding tramite criptovaluta, in modo molto molto rapido. Sono molto simili ai rischi e alle opportunità di un cittadino normale. Allora, i rischi sono praticamente gli stessi. I vantaggi che vedo sono, prima di tutto, quello di avvicinarsi. L'uso facilita la comprensione. Quindi, provate a usarlo, che siete una startup, che siete un privato cittadino, compratevi un Bitcoin e vedete come funziona. E vedete che fa molto meno paura nel provarlo di quanto sembra. Ma soprattutto, vi abitua a un mondo che verrà, dal mio punto di vista. E quindi non ne faccio una questione tecnica, ne faccio una questione di atteggiamento. Il grosso vantaggio che avrete è quello dell'atteggiamento giusto verso il futuro. Okay. Grazie mille. Quindi abbiamo finora raccolto sguardi di diverso tipo, no? Lo sguardo della finanza, lo sguardo della pubblica amministrazione, degli enti locali, lo sguardo di chi invece fa business. Vediamo un po' invece le istituzioni, lo Stato, che cosa ha da dirci su questo tema, perché naturalmente nel momento in cui abbiamo una tecnologia che è così nuova, così sperimentale, così ancora in parte da maturare, è necessario naturalmente che un po' tutte le parti sociali facciano
la loro parte, appunto. E in particolare l'intervento dello Stato io credo sia assolutamente imprescindibile. Quindi invito Luca Cagliavetta, che è un deputato della 17ª legislatura e vicepresidente della Commissione Attività Produttiva della Camera, che ci racconterà cosa? Ci racconterà un po' di cose sul fondo di innovazione e anche qualcos'altro, giusto? Oh. Grazie. Grazie di essere qua. Volevo cominciare anch'io con una frase, che è una frase di un importantissimo fisico molto conosciuto soprattutto negli Stati Uniti, che si chiamava Richard Feynman, che studiava la fisica quantistica e diceva della fisica quantistica: se pensate di aver capito la fisica quantistica, vuol dire che non avete capito la fisica quantistica. Questa è una cosa bella per dire che ci sono argomenti come questo, che è tema blockchain, tecnologie distribuite, criptovalute. Uno non si deve spaventare se risulta tutto così complesso, perché io vi posso garantire, e Vincenzo ve lo potrà confermare, che forse addirittura sono più i tecnici, quelli del mestiere, spaventati da questa cosa, perché sono ancorati a delle vecchie modalità di pensare, e capire questi nuovi approcci, queste nuove tecnologie risulta davvero molto molto complicato. Quindi forse la fortuna di essere qua stasera è che abbiamo delle persone che hanno lavorato tantissimo in questo settore. Io stesso adesso sono temporaneamente portavoce alla Camera, però ho lavorato anche nel mondo startup, nel mondo anche, diciamo, velatamente blockchain. Però volevo darvi questo messaggio, che sono cose estremamente complesse, di frontiera. Il mondo sta andando in quella direzione, ma giorno dopo giorno sta scrivendo una pagina nuova. Quindi noi stessi siamo quelli che giorno dopo giorno si aggiornano, cercano di capire qualcosa di più. E quindi parto da qui per dirvi che come governo abbiamo messo in campo una serie di cose proprio per spingere la scrittura di queste nuove pagine giorno dopo giorno. Chi è che giorno dopo giorno alimenta il sapere, l'innovazione, la tecnologia? Beh, sicuramente un ruolo ce l'hanno le grandi aziende, ce l'hanno le università, però ce l'hanno anche tanti ragazzi, come Vincenzo, prima è stato detto così in volata, però Vincenzo adesso sta in Cogno, arriva da un'esperienza in Silicon Valley negli Stati Uniti di un'altra startup di successo. Quindi ci sono tante energie dal basso, piccoli imprenditori, ragazzi, studenti, ricercatori nelle università, ma anche dipendenti delle grandi aziende, che hanno bisogno magari di una mano da parte dello Stato, da parte del governo. Il governo in generale che ruolo ha? Ha quello di creare le condizioni più favorevoli per far sì che vengano fuori le nuove start-up, le nuove imprese, e per dare la possibilità anche a chi ha una nuova idea di poterla mettere in campo. Quindi in questo senso partiamo dal tema blockchain, perché è l'argomento di questa sera. Ci sono una serie di applicazioni, come abbiamo capito, abbiamo visto che si parla di pagamenti, si è parlato di voto elettronico come possibile applicazione. In generale, quando si parla di blockchain si fa anche riferimento a, cioè in generale si fa riferimento alla possibilità di tenere traccia di tutta una serie di, chiamiamolo così, spostamenti, transazioni. Allora, una delle cose che viene in mente subito è la possibilità di tracciare il percorso che fa un prodotto, ad esempio. Ci sono ad oggi innumerevoli applicazioni, ad esempio già anche solo per la tutela del Made in Italy. Cioè io posso avere un prodotto e conservare nella blockchain tutti i passaggi che ha fatto questo prodotto e arrivare alla fine e poter certificare che quello è effettivamente un prodotto Made in Italy. In questo senso il Ministero dello Sviluppo Economico con IBM farà partire proprio un progetto sperimentale per dare al Paese uno strumento per iniziare a tutelare realmente i prodotti Made in Italy. Noi sappiamo che le leggi di oggi non è che ci aiutano più di tanto a tutelare i prodotti Made in Italy, perché si dice che Made in Italy è un prodotto prevalentemente, non mi ricordo la parola esatta, però credo realizzato in Italia, non so, ma magari mi può aiutare. Quando uno dice prevalentemente realizzato, capite che può essere tutto o niente. In realtà con tecnologie di questo tipo, dato che abbiamo la possibilità di andare a verificare passo dopo passo che percorso ha fatto il nostro prodotto, siamo in grado di dire se è realmente Made in Italy oppure no. Quindi prima cosa, il Ministero dello Sviluppo Economico fa un progetto
in casa per dimostrare che questo è possibile. Va in prima linea e dice anche alle grandi imprese, soprattutto anche alle medie imprese, guardate che questa è una tecnologia valida, potete iniziare a utilizzare e vi porta valore, vi dà ai vostri clienti la garanzia che state facendo qualcosa di made in Italy. Parallelamente a questo, in legge di bilancio abbiamo stanziato un fondo di 45 milioni di euro per 3 anni, che servirà invece per i progetti sperimentali non del Ministero, ma delle piccole start-up, delle piccole imprese. Quindi partiranno dei bandi per cui l'impresa che vorrà fare un progetto utilizzando blockchain, quindi da voto elettronico, made in Italy, energia si parla anche in questo senso, fa la richiesta di questo bando e riceve poi i fondi per poterlo portare avanti e viene fuori poi una cosa in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi progetto sperimentale in casa, 45 milioni di, adesso non so se solo Vincenzo o anche altri facciano parte della squadra che sta al Ministero dello Sviluppo Economico, solo tu credo, ok, sempre al Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo 30 esperti, 10 dal mondo imprese, cui Vincenzo, 10 dal mondo associazioni e 10 dal mondo università, che fanno delle riunioni periodiche. Al termine di questo loro percorso dovranno consegnare al governo quella che secondo loro è la strategia per poter portare questo paese alla frontiera della blockchain, perché poi il vantaggio di avere una tecnologia così nuova è che effettivamente possiamo essere i primi in tutta una serie di cose, e ne abbiamo parlato a lungo di questo. Quindi squadra al Ministero di 30, i 30 più grandi esperti che abbiamo in Italia che lavorano per darci una strategia. E in più arrivo all'oggetto forse più grande che riguarda la legge di bilancio, che ha mosso 1 miliardo in questo senso, che è un fondo per tutte le innovazioni che vogliamo realizzare come sistema paese. Allora, in Italia noi abbiamo questo problema come start-up, come piccole imprese, come giovani che hanno un'idea e vogliono trasformarla in un'impresa, che in Italia si riesce a partire, per riuscire a partire quei 20, 30, 50 mila euro li trovi tra i tuoi risparmi, tra i soci che trovi e metti assieme, tra un piccolo magari investitore o un ex imprenditore che crede nel tuo progetto e ti dà questi soldi. Chi fa impresa in questa sala sa che con 50.000 euro più che un prototipo non riesci a portare avanti. Allora realizzi il tuo prototipo, poi hai bisogno però di ulteriori investimenti. Cosa capita in Italia? Che chi arriva a questa fase molto spesso deve ricorrere all'estero, perché ed è proprio all'ordine del giorno, ti arriva l'investitore tedesco che dice: bella la tua azienda, di quanto hai bisogno? 1 milione, 2 milioni di euro, ok, te li do, ma vieni in Germania. E così ne abbiamo a valanghe, anche perché l'imprenditore in quella situazione deve decidere se fallire o provare ad avere successo in Germania. Questo mondo qua di investimenti lo possiamo chiamare, l'avrete sicuramente sentito, il venture capital. In italiano lo chiamiamo il capitale di rischio, quindi quei soldi che l'imprenditore rischia, mette in un'innovazione perché, e poi non sa come andrà. In generale questi imprenditori investono in un certo numero di aziende sapendo che solo una piccola parte avrà successo. Dovete sapere che l'Italia è indicativamente è un mercato 10 volte più piccolo della Spagna, quindi non vi ho detto della Germania, della Francia, anche perché Germania e Francia siamo 30-40 volte più piccoli. Rispetto al Regno Unito siamo 60 volte più piccoli. Solo la Silicon Valley, che è un territorio di raggio, cos'è? 100 km? Più o meno? Forse diametro 100 km. Siamo lì attorno. Comunque, solo in Silicon Valley si fanno più investimenti di tutti gli investimenti in tutta Europa. Perché lì poi c'è una grande interconnessione tra grandi imprese, start-up, professionisti. Ecco, in Italia siamo estremamente indietro e abbiamo fatto un grosso danno al paese, perché abbiamo avuto la concreta fuga di cervelli negli ultimi anni proprio per questo motivo, perché mancavano gli investitori. Allora, quando ci siamo trovati all'inizio di questo percorso di governo, abbiamo un po' tracciato le linee, i percorsi che volevamo fare.
c'è sicuramente un gap infrastrutturale da colmare. Abbiamo parlato di 5G, adesso non ne entriamo, la banda larga, ci sono tante cose, per non parlare dei treni regionali, voglio dire che quello comunque è anche quello alla base dell'innovazione. C'è un tema di pubblica amministrazione, e abbiamo sentito parlare, c'è un tema di educazione. E poi abbiamo riconosciuto questo problema qua, il tema degli investimenti. I ragazzi nostri che stanno in Italia avviano qua la loro attività, ma poi vengono chiamati all'estero oppure falliscono, oppure sopravvivono. Poi magari qualche fortunato c'è che riesce ad avere successo. Allora, in legge di bilancio è stato stanziato un fondo da 100 milioni, che è stato l'inizio di un percorso. Adesso, senza entrare troppo nel dettaglio della parte burocratica che ci vede, diciamo, protagonisti, però viene fatto questo fondo da una dotazione di 800 milioni di euro iniziale per arrivare a 2-3 miliardi nel corso del triennio. Questo fondo sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Come funzionerà questo fondo? Il suo obiettivo sarà proprio quello di attrarre gli investitori che oggi chiamano i nostri ragazzi fuori dall'Italia perché non trovano opportunità in Italia. Allora funzionerà così: l'investitore dirà voglio investire 50 milioni in Italia, troverà in questo strumento che sarà dello Stato un partner, cioè lo Stato inizierà a investire assieme a questi investitori nell'economia reale di questo paese, a patto che chiaramente le innovazioni rimangano qui, perché l'abbiamo già visto tante volte e lo stiamo combattendo sin dall'inizio di questo governo, tutti quegli episodi per cui si riescono a intercettare soldi pubblici e poi si va all'estero. Questo strumento qua avrà, ripeto, una dotazione da 1 iniziale ai 3 miliardi e avrà proprio quell'obiettivo lì, di trattenere qua le nostre migliori eccellenze, ma non solo, e vado a chiudere. La Francia qualche anno fa ha fatto un'operazione simile, c'è stato un piano di Macron, 10 miliardi di euro. Quello che è successo è non solo che i francesi sono rimasti in Francia perché hanno trovato nuove opportunità, ma noi abbiamo avuto tanti italiani che quando hanno visto questa opportunità si sono trasferiti in Francia proprio per cercare di cogliere queste nuove possibilità. Io ne conosco almeno un paio di aziende che erano italiane e che sono state portate in Francia proprio perché lì c'erano questi strumenti. Allora, l'ambizione qual è? I soldi li abbiamo messi, sapete, poi magari scenderà Laura in questi dettagli, quanto sia difficile trovarli, però io penso che se uno fa una cosa e ci crede, alla fine poi i soldi si trovano e poi ti tornano anche indietro, perché se fai crescita economica, se fai sviluppo, chiaramente ti tornano indietro. Quindi l'idea non è solo quella di dare una mano ai nostri ragazzi che oggi qua provano a fare cose come queste e non trovano i finanziatori sul territorio, ma immaginate al valore che ha questo paese e quanto possa essere attrattivo per l'estero. Noi forse ce lo siamo dimenticati, però vi posso garantire che ci sono fior di imprenditori che dall'estero guardano con molto interesse l'Italia, perché produrre qua con le nostre persone e realizzare un prodotto magari con il nostro settore manifatturiero, con l'agroalimentare, con l'automotive, con l'aerospazio, vuol dire realizzare qualcosa di eccellenza. Scusate se mi riferisco spesso a Vincenzo, però Vincenzo è un ragazzo che italiano, ha fatto un'esperienza all'estero, però poi ha detto l'Italia è un paese di un valore enorme, voglio tornare a portare un contributo. Ne abbiamo tanti così che stanno ancora all'estero, è il nostro impegno quello di cercare di mettere in piedi tutte le misure possibili e immaginabili per poter recuperare questa energia e trarne anche di nuovo. Grazie. Grazie Luca, ho toccato due temi secondo me essenziali. Uno, la tutela del Made in Italy, ma su questo non vogliamo dilungarci adesso perché avremo un altro intervento, e l'altro invece è appunto il sostegno alle start-up. La previsione, in quanto tempo diventeremo una startup nation come Israele? Allora, la normativa italiana delle startup risale al governo Monti. Era più che altro una normativa per cui se tu vuoi diventare una startup ti iscrivi a un registro e sei startup. Il problema qual è? Che sei una società come un'altra che ha un nome che è startup, ma poi tutte le possibilità di crescere, di ricevere investimenti, di andare all'estero, di avere dei contatti all'estero per poter vendere il tuo prodotto, quello finora non c'è stato.
Da oggi, ma ho citato, credetemi, solo una parte della legge di bilancio, però la legge di bilancio in generale, il percorso di questo governo è proprio improntato a sostenere l'innovazione dal basso delle start-up. Tutti i paesi sono diversi, quindi è difficile in generale parlare di start-up nations, perché poi lo vediamo anche in Francia, l'ecosistema start-up alla fine si articola su poche grandi città molto spesso, quindi quello è anche da considerare. L'idea qual è? Abbiamo dei grandi valori che si possono sfruttare a livello imprenditoriale? Sicuramente sì, le terre europee, manifattura, aerospazio, tutto il settore dell'auto, sono agroalimentare, sono delle cose che altri paesi ci invidiano. Noi siamo tra i maggiori esportatori, non so se lo sapete, ma proprio di macchinari. Quindi abbiamo la possibilità di dare agli investitori e agli imprenditori del valore. L'abbiamo sfruttata sino ad oggi? No. Questo è un primo passo, sì, si può fare ancora tanto altro, sì. Io non ti so dire se sarà tra uno, tra due, tra cinque anni. Quello che ti posso dire è che il cambio di passo c'è stato e vi posso garantire che ne stanno parlando tutti, solo che non si sente perché c'è fragore di tante altre questioni. Noi siamo famosi nel mondo perché abbiamo un patrimonio culturale immenso, no? Una startup che in qualche modo costruisca, no, valore su questo patrimonio, che quindi ci faccia onore, no, anche nel modo forse più vero, più pieno di essere italiani. Ecco, oggi come oggi tu la avvieresti in questo settore specifico? Guarda, la normativa prevede una speciale categoria di imprese, la normativa attuale, quella del governo, che si chiama startup a vocazione sociale. All'interno di queste rientrano anche magari ogni tanto quelle turistiche, quelle, però sino ad oggi il problema è stato che la mancanza totale degli investimenti, che va a scoraggiare l'imprenditore, che dice: io avvio qualcosa, però lo trovo poi il partner, quindi in generale dipende da tanti fattori. In generale adesso, una volta avviato lo strumento, riuscendo magari ad ingrandire un po' il mercato, quindi dando la possibilità alla fine agli imprenditori di trovare dei partner, di trovare degli investitori, fare startup in Italia non vuol dire, non è la stessa cosa di 3 anni fa, in cui uno, basta sentire i ragazzi, l'ambizione poi era trovare un partner all'estero e andare all'estero. Quindi sicuramente le cose stanno cambiando e in generale su tutti questi segmenti in cui abbiamo grande valore, secondo me vale la pena investire. Grazie, grazie. Bene, tornerei invece sul palco Francesco Tomasoni, Octo Telematics, che ci parlerà di un'applicazione insospettabile, inaspettata, diremo, no? della blockchain, perché finora abbiamo visto un po' applicazioni che sono legate in modo, diciamo, specifico, no? All'ambito finanziario, se vogliamo, sia la startup Conio, di cui Vincenzo è co-founder, ma anche un po' tutti gli altri punti di vista sono stati legati a quell'ambito. Invece tu mi sa che ci porterai su un terreno un po' diverso. Esatto, ma questo non lo anticipo diretto. Allora, grazie, saluto tutti e ringrazio Don Carlo, grazie ai colleghi per essere qui. Diciamo, per me ho sentito veramente tanti aspetti che mi hanno fatto ripercorrere un tragitto, per me è stato lungo 30 anni, e sempre improntato all'innovazione, al cambiamento, alla sfida molto estera, eccetera, eccetera. Mi ritrovo in tanti aspetti. Io stasera vi voglio portare in maniera molto semplice, perché poi i temi un po' innovativi, ostici, eccetera, sono sempre difficili da... come dire, da trasmettere tenendo alta l'attenzione. Quindi io passerei in maniera molto semplice dal mio contributo, portandovi un concetto, o meglio un paradigma, che è alla base del business che ci ha portato a sviluppare, in particolare la mia attuale esperienza professionale che adesso vado a raccontarvi, e poi una testimonianza di gruppo a cui appartengo, che è stata una startup che ha iniziato nel 2005 e che oggi è leader mondiale nel proprio settore. Parto da quest'ultimo concetto. Noi siamo partiti, io ho fatto prima un'esperienza diversa, come vi dicevo, legata
al portare delle grandi istituzioni, soprattutto private, il cambiamento attraverso la tecnologia digitale, cominciando dopo gli studi fatti all'estero a fine anni 90, qui in Italia e all'estero. Circa nel 2012 ho incontrato l'attuale amministratore delegato di Octo Telematics, che è il fondatore. Octo Telematics oggi è un gruppo che fattura circa 500 milioni ed è leader globale della telematica, sostanzialmente della tecnologia degli oggetti connessi per quelle che sentite chiamare le automobili connesse, piuttosto che il campo assicurativo, bancario, eccetera, eccetera. È stato un visionario nel 2005, un'azienda nata in Italia. Oggi è un'azienda sfortunatamente posseduta da fondi esteri, dico sfortunatamente perché anch'io avrei voluto che rimanesse più italiana che altro, anche se una fetta del manager la continua a partecipare, ma è comunque pregevolmente leader nel proprio settore. Oggi sostanzialmente ha circa il 47% del market share. Il nostro secondo competitor è un grosso colosso americano che ha un 12%, poi tutto il resto è frammentato. Cosa facciamo in sostanza? Prendiamo degli oggetti, dei sensori che sono sempre connessi, da questi dati che raccogliamo noi creiamo valore, creiamo servizi. Questi servizi vanno alle compagnie o piuttosto che vanno ai clienti finali. Ora, nella mia riflessione, quando l'attuale amministratore delegato mi ha convinto nel 2012 a passare, io sono responsabile della divisione proprio innovativa Big Data IoT, venivo da esperienze di sviluppo di applicazioni strategiche per mobile, per le finanziarie, per le grosse banche, il direct channel, il fatto che le persone possano by self fare delle operazioni che solo 15 anni fa erano delegate semplicemente a banche o a istituzioni finanziarie, SGR, bla bla bla. Quindi una rivoluzione, no? Che abbiamo tutti seguito. Io stesso a fine anni 99 seguivo il primo portale, ero team leader di Fineco, oggi penso che molti fecimo come consulente Fineco per Unicredit, quando andammo a dire alla fine degli anni 90 agli executive di Unicredit: guarda, domani mattina la gente può farsi un bonifico da solo, può comprarsi un'azione con questa tecnologia. E capii che insieme al mio partner dell'allora società Stegnanga, posso dire, dovevamo fare un percorso prima politico e pedagogico interno alla grossa banca prima di arrivare al progetto finale. Oggi Fineco è quello che è, lo sappiamo. Dico questo perché siamo passati da un paradigma dove sostanzialmente un servizio è stato reso attraverso internet possibile essere fruito dalle persone attraverso un dispositivo personale. Quando nel 2012 incontrai Fabio Svegli, che è il nostro amministratore, mi disse: guarda, ho questa visione, ho creato questa azienda, e la visione sostanzialmente è quella per cui domani anche le cose che ci appartengono o che sono condivise da tutti possono dare il loro contributo fra loro, parlando in maniera onesta, e qui verrò al blocchettino blockchain, senza che io come utente debba inserire dei dati o debba fare un'azione sull'applicazione. E allora io intuì da questa visione nel 2012 che il futuro sarebbe stato l'internet anche, scusate, non voglio essere megafone, ma anche l'internet delle cose, cioè le cose che parlano fra loro senza che ci sia bisogno di intervento umano. Quattro anni fa i nostri due fondi, il fondo russo, io nel frattempo non sto facendo vedere le slide, ma poi magari ve la scorro in due minuti, riassumono grosso modo i concetti che sto dicendo. Questo grosso fondo russo e il fondo americano, il nostro presidente, che è Sir G. Spies, che è un baronetto inglese, è riuscito a mettere insieme due fondi, uno russo e uno americano, e a partecipare largamente al gruppo. Io con il mio allora direttore generale, appena entrato 4 anni fa a questi fondi, dissi: dobbiamo andare da loro e chiedere cassa perché dobbiamo realizzare una cosa, un fiore. Questo mi prese, ci cioè andiamo a pranzo, e gli dissi: guarda, al nostro fiore di 3 petali o trifoglio, che volete, ne manca uno. E lui mi dice: guarda, e qui ve la porto questa visione. Allora, la prima è: le cose parlano fra loro e non lo sappiamo.
fra computer, oggetti, voi sapete, entrate e qualcuno, un piccolo sensore vi conta, dice a qualcun altro che voi siete il 1300esima persona che entra. Dopo di che ho registrato con lui il fatto che avevamo in casa, noi abbiamo attualmente circa 8 milioni di automobili circolanti, per cui ogni secondo raccogliamo una marea di dati. Qui vengo anche al tema privacy dopo. Tutta questa banca dati che avevamo era enorme, capì che aveva un valore importante. E quindi il fatto che le cose comunicano fra loro e che generano dell'informazione, sentivo che mancava un terzo petalo a questo trifoglio. Il terzo petalo era la garanzia dell'ownership e dell'identity e quindi dell'affidabilità di questa informazione. E qui arriva il punto, blockchain for business, per noi che andiamo direttamente a nei processi decisionali delle catene assicurative, bancarie e diciamo di servizio car maker, era strategico e fondamentale. Quindi andammo a chiedere questi budget importanti ai nostri investitori con un business case piuttosto articolato, perché quello che avevo in mente di fare era poter fare in maniera che l'utente finale potesse by self chiedere un servizio, essere, come dire, fatturato, scusate il termine tecnico, ma comunque chiesto che fosse, che dovesse pagare esattamente per quanto quel servizio aveva, era stato trasferito, quanto fosse stato fruito, eccetera eccetera, senza l'intermediazione delle istituzioni che erano banche o compagnie assicurative o altro. Oggi noi cosa facciamo? Sostanzialmente facciamo in maniera che le compagnie assicurative, ad esempio, tariffino gli utenti finali per il loro effettivo profilo di utilizzo oppure di merito e non più per politiche indiscriminate che le compagnie fanno. Non è stato un percorso facile, perché dall'altra parte devi dimostrare che c'è un ritorno all'investimento, un valore, un guadagno. Oggi queste grosse istituzioni sanno che in qualche maniera devono cambiare, sanno che la tecnologia, il digitale insiste molto sulle loro catene del valore e le trasforma. E quindi 4 anni fa abbiamo iniziato un percorso, oggi sostanzialmente l'80% delle, noi abbiamo circa quasi il 90% delle compagnie globali, siamo un po' più sotto sul Far East, però 6-7 compagnie su quelle, su 10 sostanzialmente con noi fanno questo tipo di servizi. Sono servizi che sono tariffati a seconda dell'identità, del, avrete sentito parlare di smart contract, dell'effettivo contratto diretto che, possono, che gli utenti possono avere con, queste, con le banche o le compagnie assicurative o i car maker che danno servizi di garanzia sul proprio veicolo venduto, eccetera, eccetera, e lo facciamo in maniera, come dire, in tempo reale. Provo a farvi vedere le cose e senti sotto, senti sotto. So, qua. Oh. Allora. Sì, allora, vi porto solo alcune proiezioni. Il paradigma che sta alla base di quello che avevo detto è sostanzialmente il fatto che oggi diciamo come gruppo connettiamo non solo automobili, connettiamo case, connettiamo animali, biciclette, pazienti, insomma molte cose, e attraverso queste informazioni sostanzialmente facciamo quello che dicevamo prima, lo facciamo in maniera diretta. Considerate che l'incremento dei sensori connessi, e qui il paradigma, il concetto di Internet of Things, che spero di averlo passato in maniera un po' più facile, crescerà fino ad arrivare quasi agli 80 miliardi nel 2025.
oggetti connessi sono qualsiasi cosa. Oggi sentite parlare di smart city, smart grid. Le informazioni, sia in open data che dirette in proprietà, si scambiano molto velocemente. Noi le acquistiamo in tempo reale attraverso servizi in blockchain, le cediamo, le rielaboriamo per basare delle, con le famose tecnologie big data, per basare delle valutazioni sul contesto, perché gli oggetti parlano ovviamente, quindi descrivono in maniera onesta e non come dire, contaminata dal parere o dagli aspetti a volte per esempio legati a frodi o ad altre cose. E quindi diciamo che vedete uno scenario assolutamente importante di sviluppo entro il 2025, per cui diciamo che la catena tecnologica vedrà un'evoluzione attraverso l'utilizzo di blockchain fino ad arrivare effettivamente ad una gestione diretta di questa sensoristica. La sensoristica che vedremo, vedete attraverso i cellulari, attraverso orologi che avete, attraverso un elettrodomestico in casa, è una sensoristica in realtà che noi non sappiamo, ma ha già al suo interno un microcomputer e quindi è autonoma nella elaborazione delle informazioni, a volte nella decisione di queste informazioni basate su contesti dinamici. Quindi non siamo più di fronte a uno sviluppo di programmi statici, siamo di fronte a cose che possono, diciamo, trasmettere delle informazioni più o meno in funzione del contesto. Quindi l'evoluzione, diciamo, che vedete qui, sia di interconnessione delle cose, sia di sviluppo e diffusione dei sensori, ha un impatto sostanziale nel momento stesso in cui anche la tecnologia blockchain viene utilizzata in maniera distribuita e federata anche su questi dispositivi e su questi sensori. Su questo stiamo investendo molto e quindi salto qualche slide e vi porto la testimonianza di due casi specifici. Il primo è, per quanto ci riguarda, nel supporto proprio allo sviluppo della catena del valore digitale delle compagnie assicurative che vi accennavo prima, il fatto che oggi effettivamente, ad esempio, il processo che noi viviamo come esperienza quotidiana di un sinistro che potete avere ad esempio con un veicolo, con un motociclo, con qualsiasi altra cosa, oggi ce l'avete perché è intermediato dall'agente assicurativo, dal perito, eccetera eccetera. Con alcune compagnie il processo diretto che stiamo facendo in blockchain, dove attraverso le opportunità e le peculiarità della blockchain la stima del danno e la riparazione viene fatta diretta fra il danneggiato e il carrozziere, e sono processi che stiamo diffondendo. Due sono partiti in Italia, un po' di più negli Stati Uniti. E questo è certamente un caso. Il beneficio fra lo scenario tradizionale che noi tutti conosciamo e quello invece diretto, molto più corto, è il beneficio che accorcia i tempi tantissimo, aumenta tantissimo la qualità all'utente, al cliente finale, e crea anche un cost saving molto importante per il cliente assicurato e la compagnia. Il secondo caso invece è legato, noi collaboriamo con le maggiori case produttrici di automobili, da GM a Toyota, Renault, eccetera, eccetera. Con loro ovviamente abbiamo dei progetti sperimentali strategici che sono volti ad arrivare al fatto che le automobili possano diciamo, supportare sempre meglio il driver. Alcuni progetti sperimentali che stiamo facendo sono legati anche al self-driving, alle car self-driving, cioè le automobili effettivamente che non solo prendono decisioni ma guidano da sole. Pensate a cosa possa essere domani se un utente ha tempo libero seduto in automobile, le operazioni che possa fare. E qui la blockchain ci apre nuove opportunità nei veicoli dove noi sfortunatamente passiamo molto del nostro tempo.
il fatto che il nostro dato possa avere un valore, possa essere intrinsecamente una valuta, possa essere associato a una delle valute che diciamo. Quindi il cliente può fruire di servizi e pagare onestamente per come e quanto li usa questi servizi in automobile, al parco col proprio animale domestico, in bicicletta o sul proprio motociclo. Questo è un altro caso d'uso che stiamo facendo con due grosse case automobilistiche, una giapponese e una europea, lo stiamo facendo a livello globale e con dei veicoli che stanno circolando. E, insomma, il futuro è anche questo. Grazie. Una domanda che riesco un po' provocatoria. Noi abbiamo parlato di automobili, no? Sappiamo che esistono già, sono già in circolazione, almeno in via sperimentale, vetture a guida autonoma. Poi abbiamo parlato di dati, giusto? Dati di navigazione, dati raccolti dalla vettura, vettura tradizionale, ma monetizzati attraverso blockchain. Potrei, secondo te, pensare a un sistema per la registrazione dei dati di navigazione, non con la finalità appunto di monetizzare quei dati, ma con la finalità di raccoglierli ai fini di una eventuale accountability, di una responsabilità, la determinazione della responsabilità del guidatore o dell'algoritmo o della casa produttrice della vettura. Quindi usare questa tecnologia a fine, se vogliamo, di raccolta documentale o addirittura ai fini giudiziari. Che ne pensi? Magari è un tema anche un po' delicato, no? Che ha rivolti etici, eccetera, però non possiamo far finta che queste cose non esistano. Quindi potrebbe darci una mano questa tecnologia a risolvere o quantomeno a mitigare il rischio legato con l'uso di intelligenza artificiale sulle vetture? Sì, hai toccato, Roberto, un tasto importante. Mi piace pensare che blockchain e i dati che raccogliamo, quindi valore e garanzia, diciamo, di trattamento, di gestione, di finalità, di protezione del dato personale, di rispetto delle policy, delle regole, eccetera, eccetera, possono un giorno diciamo convergere a garanzia e a tutela dell'utente e della responsabilità diretta. Cosa voglio dire? Potete pensare a un'automobile che guida da sola, supponiamo fra 10 anni, e questa automobile subisce un sinistro. Ora, di chi è la colpa? Effettivamente anche questo le compagnie se la stanno chiedendo. La colpa potrebbe essere del costruttore. Quindi, come accennavi, la responsabilità diretta viene trasferita. Ovviamente oggetti che parlano e parlano in maniera trusted e in maniera come dire, affidabile e certificata consentono di garantire un'informazione, un dato che possa poi in maniera inequivocabile e autorevole imputare un evento, un fenomeno all'attore direttamente effettivamente coinvolto, responsabile di tale fenomeno. È un tema molto complesso, come dicevi, e anche eticamente delicato da gestire, da trattare, così come è la proprietà del dato, la titolarità del dato. Noi investiamo molto su questo tema nel rispetto delle regole e per fare in maniera di arrivare ad avere questi servizi diretti. Ci confidiamo, quindi confidiamo che domani possiamo arrivare a un momento in cui ci sia una trasparenza diretta da chi fruisce un servizio e chi lo produce in maniera molto efficace, veloce, garantita e inequivocabile. Perfetto, Francesco, grazie ancora. Sono comunque temi che non possiamo non affrontare e la tecnologia proprio è qualcosa di cui dobbiamo aver paura, io credo, è qualcosa che va sicuramente governata, che va regolata, però non è qualcosa appunto da cui scappare. Quindi
tra l'altro è secondo me dell'intersezione tra tecnologie diverse, come in questo caso blockchain e intelligenza artificiale, possiamo in qualche modo trovare forse la salvezza, no? Rispetto a quelle che sono certe determinate criticità. Comunque questo veramente è un percorso, anche la chiacchierata di stasera un po' l'inizio di un percorso di riflessione che noi vorremmo un po' condurre con IDR su questi temi, quindi sicuramente inauguriamo con questa serata poi un calendario di futuri incontri in cui tenteremo un po', ecco, di approfondire anche in modo anche più, volendo anche un po' più settoriale queste tematiche. Bene, state dando prova di un coraggio, di una resistenza incommiabile. Veniamo, ci avviciniamo insomma alla fine di questa piacevole serata, spero piacevole anche per voi, no? No. Invito la Reddit Fan a venire qui vicino a me. Ecco. Di cosa ci parlerai? Ci parlerai, non so, di Made in Italy. Infatti lei è la persona di cui prima dicevamo nell'intervento di Luca, attenzione, non ci dire nulla su Made in Italy, perché poi ce ne parlerà una persona che se ne occupa e che ci fa business. Perché Lara viene poi da una lunga, che lei non tanto lunga, perché insomma i capelli bianchi dove ce li hai, non è come lui. Esperienza nell'ambito del lusso, e invece si occupa da circa 2 anni, vero, di appunto blockchain, ed è CEO di Mangrovia, che ci racconterà adesso come attraverso la blockchain è possibile tutelare. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che sono la fortunata co-founder di una startup italiana che ha trovato un investitore, e questo è una bella cosa. Abbiamo trovato un investitore illuminato che ha creduto nell'idea di 10 persone, un numero del tutto anomalo nel mondo delle startup, perché tendenzialmente si dice che dopo i tre co-founder la startup è avviata a un sicuro fiasco. A questo punto sono in realtà 4 anni che la società esiste, si è trasformata diverse volte fino a 2 anni fa a prendere la forma attuale, e questo ci ha permesso ovviamente avere un investitore e permettere alla società di poter lavorare agevolmente, poter scalare. A parte essere un'appassionata di tecnologia, come giustamente dicevano, ho lavorato 10 anni in multinazionali del lusso e poi negli ultimi 10 invece mi sono dedicata al mondo della tecnologia, e negli ultimi 2 in particolare al mondo della blockchain. Un'altra cosa che mi piace moltissimo è viaggiare. Sono una persona estremamente curiosa, quando viaggio all'estero mi piace assaggiare, entrare nei negozi alimentari, vedere quello che c'è in giro. E nei miei viaggi, che sono stati veramente un po' in mezzo mondo, ho trovato le cose più divertenti. Ho trovato la sommarilla di bufala, ho trovato il pomodoro rumano, ho trovato prodotti veramente di tutti i tipi. Quello che si chiama Italian Sounding, quindi prodotti che diciamo richiamano un nome italiano a livello alimentare, sono una vera e propria realtà. Quello che diciamo all'inizio, quando ero più giovane, mi faceva sorridere, quando trovavo questi prodotti in giro, spesso ridevo, li fotografavo, poi col tempo in realtà ha smesso di farmi sorridere e in realtà ha portato molta preoccupazione, perché oggi il valore del falso del Made in Italy alimentare ha superato 100 miliardi di euro, quindi stiamo parlando veramente di numeri importanti. E purtroppo questi numeri non stanno fermandosi e ne sono destinati a decrescere, anzi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento del 70% di questi numeri, quindi sicuramente siamo di fronte a una vera e propria emergenza a livello nazionale. Addirittura col diretto stima che 2 prodotti su 3 venduti all'estero a livello alimentare sono dei falsi, quindi non stiamo parlando solo di prodotti di basso livello dove è evidente la contraffazione, ma stiamo parlando anche dei prodotti diciamo ad alta contraffazione, quindi sto
comprando una mozzarella di bufala, la sto pagando una cifra alta e in realtà sto comprando un falso. E gli scandali sono ricorrenti, insomma non è niente di nuovo. Considerate che tutti i nostri prodotti DOC e via dicendo, vengono registrati a livello europeo, ce ne sono circa 300 che vengono riconosciuti a livello comunitario. Che cosa si è cercato di fare fino ad oggi? Ovviamente si è cercato di intervenire banalmente con controlli, con controlli della Guardia di Finanza, con pene pecuniarie, ma ad oggi è evidente che le soluzioni messe in campo ancora non sono sufficienti. In questo ambito come si va ad applicare blockchain? Blockchain è una tecnologia, come abbiamo visto prima, che si può applicare in diversi ambiti. Si può applicare in diversi ambiti, e qua poi dopo lo vediamo nel dettaglio, perché quando parliamo di un prodotto falso, non solo parliamo di un prodotto che è integralmente falso, un prodotto può essere a metà falso. Faccio un esempio, olio d'oliva che ha una parte di olive provenienti effettivamente dall'Italia, poi abbiamo le olive provenienti dal nord dell'Africa piuttosto che dalla Romania. Abbiamo avuto purtroppo un caso eccellente l'anno scorso, i consorzi del prosciutto di Parma di San Daniele hanno avuto quasi 90 milioni di danni per prodotti per suini che erano stati immessi nella filiera alimentare non provenienti dalle regioni denominate. Quindi stiamo parlando di suini che provenivano dall'estero. Questo cosa ci porta? Ci porta ovviamente a una valutazione di quello che è necessario fare e di come possiamo applicare soluzioni differenti a livello di anticontraffazione e come blockchain ci può aiutare. Considerate che negli ultimi anni blockchain e quelli che sono i primi esperimenti di blockchain a livello mondiale, perché ancora ad oggi moltissimi dei casi a livello industriale sono degli studi, diciamo che a livello mondiale i casi di implementazione industriale sono ancora pochissimi. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che siamo passati dal 2017 in cui quasi l'80% dei casi di studio, dei casi di utilizzo di blockchain erano legati al mondo finanziario, a un 2018 in cui questo 80% è passato a un 46%. Perché? Perché ci sono settori in cui blockchain in questo momento sta dimostrando di avere un'applicazione, come posso dire, più immediata, più tangibile. E in primis parliamo del manifatturiero, parliamo della lotta alla contraffazione, parliamo della logistica. Questi sono ambiti in cui blockchain sta dando effettivamente i primi risultati eccellenti. In che fase siamo nell'applicazione di blockchain a livello industriale? Siamo ancora in questa prima fase. Quindi siamo qua, questo è il nostro 2019, ci aspettiamo che cresca ancora per un altro paio d'anni per arrivare poi più avanti, quindi parliamo di 5, 6, 7 anni prima di un'applicazione industriale. Quindi sicuramente qua, diciamo, anche tutti i miei colleghi sanno che siamo all'inizio veramente di quella che può essere una rivoluzione. Stasera, visto che siamo in Piemonte, voglio parlare di un progetto su cui stiamo lavorando. Stiamo iniziando adesso con il consorzio La Granda. Non so se lo conoscete, il consorzio La Granda è un consorzio che ha base a Genola, se non sbaglio, ha un nome del genere, è dalla parte delle Langhe, è un consorzio di allevatori, circa una sessantina di allevatori, un presidio Slow Food. Cosa stiamo facendo con loro? Cominciamo dalla base. La Granda ha deciso anni fa di consorziarsi. Perché ha deciso di consorziarsi? Perché la razza bovina piemontese che veniva allevata nella zona stava dando, come dire, un riscontro molto forte sul mercato. Scusate, ma l'allergia mi attanaglia, se mi soffio il naso succede qualcosa di brutto. Scusate. Quindi, La Granda, autonoma
sicuramente deciso anni fa di consorziarsi per preservare e aumentare il valore percepito della propria carne rispetto al consumatore finale. Cosa stanno decidendo di fare? Cosa hanno deciso di fare insieme a noi e altre, un altro gruppo di aziende informatiche e l'Università di Torino? Hanno deciso di tracciare in blockchain tutta la loro filiera. Come dicevano, insomma, è stato ripetuto diverse volte questa sera, blockchain non è solo uno strumento finanziario, blockchain è uno strumento che ci permette di capire come si muove un oggetto e il suo, chiamiamolo, alter ego digitale sulla blockchain. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di sapere dove si trova un determinato oggetto. Poniamo una mucca in un determinato momento, come si muove lungo la sua filiera. Questo cosa ci permette di fare? Una cosa fondamentale, ci permette di poter tracciare a ritroso tutti i passaggi che la mucca, l'ovino, il bovino, in questo caso stiamo anche studiando, diciamo, soluzioni legate al mondo dei suini, proprio perché è un altro ambito molto interessante. E quindi blockchain che cosa ci permette di fare? Ci permette di andare a tracciare tutto il movimento dell'animale. Questo a posteriori permette ovviamente al consumatore finale, che va a verificare da dove proviene il suo prodotto, quindi la carne banalmente che sta andando a mangiare, se quel prodotto, se quel pezzo di carne che sta andando a mangiare è effettivamente quello che legge in etichetta. Ad oggi noi non abbiamo questo potere. Ad oggi noi leggiamo un'etichetta e ci fidiamo. Ecco, blockchain è proprio l'antitesi della fiducia, nel senso che blockchain ci serve a non obbligarci a fidarci, perché i numeri, i nomi che sono stati registrati, i passaggi sono incancellabili e sono in qualche modo inviolabili. Quindi quello che succede è che ognuno di questi passaggi, partiamo dall'allevamento piuttosto che il macello, piuttosto che il negozio finale, viene registrato su questa blockchain e a posteriori l'utente finale può, con un semplice codice univoco, quindi parliamo di un QR code che può essere come dire, utilizzato con il nostro cellulare piuttosto che un codice alfanumerico, può essere verificato se è scritto nella blockchain. A questo punto noi possiamo andare a ritroso e capire dove è stato il nostro prodotto. Questo come funziona? E questa è una cosa fondamentale che, diciamo, in questi due anni spesso mi è capitato di vedere blockchain implementata in maniera errata. Perché? Perché spesso un'azienda da sola implementa blockchain, non serve a niente. Blockchain serve nel momento stesso in cui si crea un ecosistema, in cui si parla di filiera, in cui ci sono più aziende che devono parlare e lavorare contemporaneamente. In questi casi blockchain diventa un elemento vitale e può essere effettivamente un valore per la protezione del Made in Italy. Chiudo dicendo solo una cosa. Io stessa che lavoro su questo, diciamo, mondo, in questo mondo da un paio d'anni, a volte un po' mi preoccupo, mi spavento, in certo senso, quando le cose diventano un po' troppo tecniche, perché non, in qualche modo mi perdo un po', non sono una tecnica, non ho una formazione, come dire, informatica, ho un mondo che amo, che conosco, che studio, ma non ho una preparazione, diciamo, scientifica. E quando qualche anno fa ho cominciato a studiare blockchain, ho letto una frase che mi ha aiutato molto, diciamo, ad avere meno paura in un certo senso del mondo blockchain, che diceva più o meno così: la blockchain è un po' come un'automobile, non tutti devono sapere come cambiare le candele piuttosto che come gestire il motore, l'importante è capire a che cosa ti serve, quindi che ti porta da una parte all'altra. Questo, diciamo, un po' l'obiettivo di questa presentazione, portarvi nell'idea che non necessariamente sia fondamentale capire tutto quello che c'è alla base della blockchain, ma capire che cosa può fare la blockchain. Grazie. Un paio di domande. Innanzitutto, il nome della da Mangrovia, perché Mangrovia? Mangrovia perché in realtà, lo raccontavo prima, c'è un motivo romantico, perché due dei nostri co-founder avevano già creato una startup anni fa che è andata male e ci hanno riprovato, e quindi l'idea è che, come dire, perseverare a volte paga. E l'idea alla base era che le radici, le mangrovie, quando crescono hanno delle radici che si interconnettono fra di loro, e questa è un po' la base di quella che è la nostra idea. E
infatti la blockchain, come hai detto tu giustamente, ha senso, è interconnessione, ha senso quando hai diversi soggetti, anzi quanto più siamo, tanto meglio è, no? In qualche modo, quindi anche la sicurezza che questa tecnologia garantisce cresce col crescere dei partecipanti, il numero dei partecipanti. A questo proposito sappiamo che c'è una diatriba, senza, non vogliamo scendere troppo sul tecnico, ma sappiamo che c'è una diatriba tra appunto fautori puristi, no, della blockchain tradizionale, quindi quella totalmente pubblica, totalmente aperta, che poi fa riferimento ad un paradigma quasi, se vogliamo, quasi anarchico, no? Quella i cui nodi, i cui membri sono sparsi ovunque nel mondo, nessuno chiede, nessuno impone il rispetto di requisiti se non quelli imposti appunto dall'asset tecnologico, no? In qualche modo. Questo è il primo modello. L'altro modello invece è la cosiddetta blockchain permission, cioè quella non aperta completamente al pubblico, ma soggetta comunque, diciamo, a una serie di vincoli e, se vogliamo, da un lato più protetta, dall'altro però meno, un po' meno pura, se vogliamo quasi un po' un tradimento rispetto a quella che è l'idea originale. Tu da che parte stai? Allora, in azienda abbiamo dichiaratamente scelto di essere agnostici, nel senso che ci sono situazioni, realtà che richiedono una tipologia di blockchain e soluzioni in cui invece è necessario un altro tipo di blockchain. Devo dire che in larga misura noi lavoriamo, orrore, con Hyperledger, che è una blockchain permission, vuol dire che per essere presenti sulla blockchain, in buona sostanza, dovete ricevere la conferma, comunque il permesso da qualcuno.